A voi Massimo Artini. Bravo! Lascio qui la roba? Sì, sì, vai, lascio pure, ok, vado. Eccoci ragazzi, siamo a Scandicci, aiuto, ho perso Massimo. Anche io una volta nel cammino di voi, non è che... Anche io un sacco di gente. Scusa. Ciao. Buonasera. Eccolo. Ecco, ci potrei attaccare... Sì, si vede. Buonasera, poi... Da casa, sì, ditemi no, se si vede, visto che siamo no, al no, siamo a Scandicci. Non voglio ripetermi con oggi con Firenze, ma effettivamente... Ritornare anche nei posti dove la gente ti conosce, dove te tu guardi di là e tu vedi Mauro, tu vedi Massimo, tu vedi la gente o dietro c'è Nicola o gli altri già con cui un percorso è una cosa che emoziona, che non può fare a meno che emozionare. Io non mi piace mai parlare di me in queste situazioni, io preferisco sempre dirvi che sono Massimo Artini, da un anno a questa parte sono dentro il Parlamento. Mi sono trasformato in un anno questa parte da un punto di vista fisico perché ci hanno distrutto e sono nella commissione difesa. Detto questo, vi riporto solamente quello che è la mia emozione, il mio sentimento a stare dentro quella vasca di squali, quella situazione imbarazzante e comunque bella che è il Parlamento. Io vi dico solamente questo e poi lascio la parola a Alessandro e vi chiedo a voi di fare domande perché è la parte più bella, quella dove voi ci chiedete, quelle sono le vostre, i vostri dubbi, le vostre domande, le vostre richieste. Io vi dico che effettivamente essere lì, come quello che potranno fare i ragazzi, Nicola, questa è colpa tua? Se te che parli piano. E allora parlerò più forte. Bravo! E allora dicevo... come noi in Parlamento, io mi sento effettivamente una responsabilità addosso di essere lì dentro perché siamo una... per la prima volta dei cittadini sono lì dentro e fanno qualcosa di diverso, agiscono in maniera libera dentro un'istituzione. Lo stesso vale per le persone che voi volete mandare dentro il Comune di Scandicci. Il Comune di Scandicci è una città grande, importante, limitrofa a Firenze, che ha veramente in questi anni delle potenzialità che sono inespresse, che devono essere portate fuori. Io mi preme perché per chi conosce il movimento da poco o grazie anche all'azione che facciamo noi come parlamentari, ricordatevi che il 5 Stelle non è solo la parte nazionale ma fondamentalmente è la parte locale. Il 5 Stelle è contatto con il territorio, cioè Johnny, contatto con tutte le persone che veramente tengono al proprio territorio, al proprio comune, alle proprie frazioni, a quello che è il tuo modo di vivere e di poter cambiare, perché questo è quello che noi siamo fatto vedere, che veramente si può cambiare qualcosa. Quindi lascio la parola a Alessandro, è finito il vimbrulè, me lo danno a me. Preparatevi per delle domande perché è la parte più bella. Facciamo così, prego. Facciamo così, per le domande faccio passare il wireless, tu puoi parlare col filo, ti parlo bene? Ok. Buonasera a tutti, io mi chiamo Alessandro Di Battista e, bravo! E come Massimo siamo vostri dipendenti nelle istituzioni. E io sto in commissione affari esteri e come Massimo sono vicepresidente di commissione. E questi giri li facciamo settimanalmente, e adesso in questo preciso momento noi siamo qua, tanti altri nostri colleghi stanno in tante altre parti d'Italia. Questo da un lato perché occorre il più possibile mostrare... c'è la televisione, ma sempre tu, ti mandano sempre a te, ci odierai alla fine della... Ballarò? Piazza Pulita, benissimo. No, Piazza Pulita, no. Fanno il loro mestiere soprattutto loro. Dov'è Piazza Pulita? Però non lo riconosco, è un professionista e ci segue tantissimo. Vedo più lui di mia madre. Veramente, sempre voi. E andiamo un po' in giro da un lato per provare anche ha detto Piazza Pulita, lo so, piange un bambino. Da un lato proviamo anche a girare intorno a un sistema di informazione che chiaramente ci va contro, ma è ovvio,
dobbiamo gioire che questo sistema di informazione ci va contro, no? Perché la gran parte delle televisioni, dei canali pubblici sono in mano ai partiti e Mediaset è in mano al condannato Berlusconi, per cui è evidente che se noi andiamo contro di loro, loro vanno contro di noi. Insomma, mi sembra anche giusto, mi preoccuperei se le televisioni nazionali, i telegiornali o Mediaset parlasse bene del Movimento 5 Stelle, evidentemente staremmo sbagliando qualcosa se parlano bene di noi. Così come i giornali, basta leggere i consigli di amministrazione ai vari giornali, a che appartiene la stampa, il Corriere della Sera, Repubblica, Giornale, Libero, l'Unità, e uno capisce perché ce l'hanno tanto con noi, fondamentalmente perché gli vogliamo togliere i soldi pubblici. Cioè vogliamo che, se sono bravi giornalisti e ce ne sono tanti, campino con il loro lavoro, se invece non sanno fare il loro mestiere, come qualsiasi cristiano, chiudono e fanno dell'altro, molto semplice. E andiamo in giro a provare, insomma, a portare al di fuori di quel palazzo le nostre proposte, tutto quello che facciamo, e soprattutto a mantenerci con i piedi per terra, come diceva prima Massimo, conosceva tante persone qui del luogo, perché quel palazzo ha tanti difetti, certamente c'è la mafia dentro. L'altro giorno in TV ricordavo il fatto che a 10 metri circa da dove siamo seduti io e Massimo c'è Luigi Cesaro, l'ex autista di Raffaele Cutolo, detto Gigina Purpetta, e condannato per associazione a delinquere di stampo camorrista, però salvato da quel giudice denominato ammazza sentenze carnevale. Tra l'altro fu anche quello che rigettò le firme del secondo referendum del Videi 2 per togliere appunto quattrini pubblici ai giornali, all'editoria. E ma al di là di queste brutture di personaggi che stanno dentro e stanno purtroppo d'accordo con lobbisti, pensate che durante la discussione della legge di stabilità, io tornavo da una missione in Colombia e arrivai in commissione bilancio e avevamo difficoltà ad entrare perché fuori c'era tanta gente, ci domandavano chi sono queste persone che stanno fuori dalla commissione, e i commessi ti dicevano sono i lobbisti. Cioè il palazzo, mentre la Boldrini portava altri prelati, li accompagnava, gli mostrava il presepe, questo è il presepe che hanno fatto dei bambini, insomma, il buonismo, magari parlava di Papa Francesco, no? Un'ottima persona. Contemporaneamente il palazzo era infestato da questi lobbisti che spingevano affinché passasse un emendamento a favore di De Benedetti e della sua azienda Sorgenia, che spingevano affinché un emendamento buono del PD, perché ogni tanto il PD fa anche delle cose buone, poi se ne rende conto e quindi le ritira, e appunto spingevano nello specifico il deputato Speranza a ritirare un emendamento che noi avremmo sottoscritto assolutamente, insomma, che metteva un tetto a una serie di cumuli di stipendi tra persone con vari incarichi. Questa cosa fa impressione, il fatto che ci sia il lobbismo, ma oltre a questo un problema enorme che c'ha quel palazzo è l'autoreferenzialità. Cioè tu entri lì dentro, i partiti entrano lì dentro, le persone elette, parlando dei problemi dei cittadini, e dopo qualche settimana smettono di parlare dei problemi dei cittadini e iniziano a parlare dei problemi loro, dei problemi nei partiti. Funziona proprio così, e questo è drammatico. E o stiamo molto a contatto con la realtà, e per quello adesso iniziamo con un'agorà, quindi ognuno farà le domande, oppure pure noi c'è il rischio che diventiamo un po' come loro, che ci dimentichiamo che prima di essere parlamentari della Repubblica siamo cittadini, che fino a 11 mesi fa nessuno ci conosceva. Oggi sì, siamo un po', qualcuno ci conosce perché andiamo un po' in televisione, facciamo degli interventi, ma siamo sempre cittadini. Anzi, un gioco proprio del palazzo è quello di farti credere che tu sei uno statista. Bravo, arrivano quelli dei partiti, sei bravo, tu sei sprecato nel Movimento 5 Stelle. Voi la valete molto più di Grillo, ma quando è che lo abbandonate? Venite da noi. Non, però, oppure rimanete nel Movimento, però fate un po' di attività all'interno negativa, tanto poi per voi un posto ci sarà in futuro. Un po' così si ragiona. Sapete qual è il dramma? È la politica per professione. Io e Massimo oggi ci stiamo noi, e la nostra regola del Movimento è dopo due legislature a casa, massimo due legislature, non significa che dovremmo per forza stare due legislature, magari se la legislatura dovesse durare fino al 2018, io dubito, però forse Massimo invece crede di sì, perché ho perso una cena con lui perché ero convinto che si andasse a votare prima della primavera, invece ha vinto lui. Non mi aspettavo questa roba di Renzi in 448, però non ci si aspetta più nulla, insomma, la rielezione dello stesso Presidente della Repubblica,
sinistra e destra assieme uguali, la ghigliottina mai messa nella storia, chiaramente la Boldrini, Amato, giudici della Corte Costituzionale, due presidenti non eletti da nessuno che entrano, gli elettori del Partito Democratico ormai riescono a digerire qualsiasi cosa, anche di vedere il proprio segretario di fianco ad Alfano, a Lorenzin, a Berlusconi, berlusconiani messi nel Ministero di Giustizia. Ormai tanti cittadini sono assuefatti a questo sistema e noi no, noi non ci siamo assuefatti a questo sistema, però il problema vero, vi dicevo appunto, l'autoreferenzialità, c'è il corridoio davanti all'aula che si chiama il transatlantico, perché assomiglia a, c'è un arredamento lussuoso come i piroscafi del secolo scorso, che è il posto dove, come? Con i vostri soldi, sì, con i nostri soldi, esattamente. Ottimi, tra l'altro, divani in pelle umana, e ficus, tipo le cose di Pantosa, un bellissimo corridoio, no? E lì si vedono i deputati, si incontrano i giornalisti, tra di loro fanno capannelli. Non abbiamo mai sentito parlare di un problema concreto dei cittadini, mai. Mai due deputati che gli dicano, secondo me la cosa migliore è abolire l'IRAP, che è la tassa più odiosa per le imprese. Sì, ma prima di abolire l'IRAP bisogna rifinanziare la scuola pubblica. Come la finanzi se non tagli quella spesa militare se non ritorni all'Afghanistan? Mai queste discussioni. Le discussioni è come possiamo buttare giù quella corrente che ci può far male all'interno del nostro partito? Come possiamo salvaguardare questa nostra poltrona? Come possiamo eliminare i cuperliani e favorire i renziani? E dall'altra, i berlusconiani in questo sono più onesti. Cioè ti dicono, noi siamo qua per farci i cazzi nostri. E se li fanno però. Dico, se li fanno, e se li fanno alla grande. Sapete Razzi che dice, ehi tu, fatti i cazzi tuoi. Scusa, Alessandro, se puoi alzare un po' la voce, per favore. Ah, sì, sì, sento. Mi sentite? È un'altra cosa, scusa. Si va là perché ci vedono. Se potete venire, potete venire qua perché la gente altrimenti non vi vede proprio. Cioè, quindi dove si va? Dovrei essere due metri e mezzo, altrimenti la gente non ti vede. Non ho capito dove si deve andare. Là sopra. Adesso dovreste venire. Sì, sì. Mi sentite? Mi sentite? Sì, tranquillo. Ho lasciato l'iPad là, occhio che so tutti i segreti di Napolitano. Me lo rivendo io, tranquillo, non ti preoccupare. State attenti, sono delle cose segrete. Ma mi sentite? Scusa. Sì? Era meglio prima? Molto meglio. Ora. Allora, dicevamo, in questo c'è, io ho sempre votato a sinistra in vita mia, poi all'interno del Parlamento mi sono accorto che si sente nulla. Che il PD è peggio del PDL, perché noi PDL ti prendono meno per il culo, ti dicono appunto, siamo qua per farci gli affari nostri, per far qualche favore a Berlusconi. Ora ti si vede ma non ti si sente nemmeno. Forse però bisogna girare la cassa, non posso urlare. Però se la girate lì non sentono loro. Gira l'altra, Alessio, perso. Mentre invece l'ipocrisia di questa falsa sinistra con il portafoglio a destra è deleteria, perché ci fa credere che siano differenti, che loro sono per i cittadini, per il pubblico, quando invece le privatizzazioni vere le ha iniziate Prodi in Italia, le ha iniziate lui, poi perché stanno sempre d'accordo. È la sinistra che sta in Afghanistan, è la sinistra che ha appoggiato quegli innocenti bombardamenti a Belgrado. È questa sinistra alla quale io un tempo ho creduto, e quando esiste la prova dei voti sono terrificanti. Perché quel che conta poi è la prova dei voti, lo dice sempre Luigi Di Maio. Alla fine, se ci pensate, noi parlamentari non siamo pagati né per stare in televisione, né per fare altro, siamo pagati per votare. E ci piacerebbe che anche la stampa ci criticasse su un voto. In 11 mesi nessun giornalista si è mai avvicinato dicendo, deputato Di Battista, ma come spiega questo voto orribile che avete fatto a favore degli F-35, a favore delle slot machine, a favore di un condono edilizio, a favore di alcune leggi che cementificano il territorio? Mai, mai. Le uniche domande sono, anche le critiche sono, Grillo, Casaleggio, vi comandano, veramente queste minchiate qui. Queste minchiate qui, oppure sì, ma siete troppo coerenti, le critiche troppo sui coerenti, degli attivisti, sì, esatto, oppure non arriverete mai al 51%, tra l'altro anche segno di ignoranza, perché anche con questa legge elettorale vergognosa che un vostro compaesano, comunque conterraneo massone Verdini, ha dettato a Renzi e a Verdini gliel'aveva dettato a Berlusconi, perché di questo si tratta. Anche con questa ignobile legge elettorale che è come un super porcello, me l'abbiamo sempre detto, e non ci siamo seduti al tavolo con Renzi, perché da dentro sappiamo che questa legge già l'hanno scritta mesi fa, sono d'accordo da mesi, non andiamo a farci prendere in giro in questo senso, no?
Ecco, anche con questo schifo di legge elettorale, con un premio di maggioranza incostituzionale, con le liste bloccate come il Porcello, con la possibilità di candidati di candidarsi in 8 circoscrizioni differenti, come sempre, quando invece la Corte Costituzionale dice che ci deve essere un criterio di riconoscibilità, di territorialità di un candidato, in modo che voi possiate conoscere Massimo, sapete perfettamente chi è, dove vive, se lavora bene... E gli date una bella pacca sulle spalle, se lavora male lo aiutate a fargli capire che sta sbagliando e te lo cacciate, perché noi vogliamo anche inserire il sistema del recall, perché dobbiamo pensare che noi siamo dei datori di lavoro, dei dipendenti in Parlamento, cioè ci mettiamo i soldi noi cittadini con le tasse, attualmente ci state pagando lo stipendio, per cui siete i nostri datori di lavoro, se lavoriamo bene una bella pacca sulle spalle, se facciamo cazzate una si tollera, la seconda pure, la terza niente. Ma quei buffoni non lo sanno perché hanno tutti, sono tutti chi ha industrie, chi è già borghese da prima, quindi sono tutti ricchi, non lo sanno. Borghese, addirittura tiriamo fuori. Sono borghesi, sono gli aristocratici travestiti da. Allora, democrazio instrumentum regni, ci hanno fatto credere che la democrazia era solo andare a votare, ma non è così. Verissimo. Ma non è verissimo. Così. C'è un bel libro di Massimo Fini che si chiama Sudditi, Manifesto contro la democrazia, e fa appunto capire questo, che la democrazia non significa ogni 5 anni mettere una X oltretutto su un simbolo e neanche poter esprimere una preferenza, cosa che succederà anche con questa legge elettorale. Democrazia significa partecipare, significa fare pressioni, significa venire anche a manifestare intorno a Montecitorio il giorno di una votazione importante che segna il futuro dei nostri figli, fare pressione ai partiti, fargli capire che devono rispettare gli accordi presi in campagna elettorale, che sono come dei contratti di lavoro presi tra datori di lavoro, i cittadini italiani, dipendenti, i candidati dei partiti. Cioè io ti dico che faccio questa cosa e quello faccio, non che faccio dopo dell'altro per Realpolitik, perché Berlusconi, perché se no la maggioranza... Oh, il Partito Democratico ha preso i voti dicendo che avrebbe comunque ridotto o abbandonato il programma degli F-35, eppure non l'ha fatto. Il Partito Democratico nei circoli parlano di riuscire a dare via dall'Afghanistan, parlano che bisogna dare una mano a contrastare la ludopatia, quindi contrastare lo strapotere dei concessionari del gioco d'azzardo, e poi scopri che la fondazione che appoggia Letta e Alfano si chiama Vedrò ed è finanziata dai soldi dei concessionari delle slot machine. Il problema è quello, il problema sono i soldi e, come diceva lui, il conflitto di interessi. Io mi occupo di esteri e adesso, rispetto alla querela, alla questione che c'è serissima tra Ucraina e Russia, che posizione può prendere l'Italia? Nulla, non possiamo fare nulla, tranne che dire le frasi, siamo a favore del dialogo, vogliamo la pace, tutto bello, nel mondo tutto bello, ma che cosa facciamo? Se da un lato siamo stretti dall'imperialismo nordamericano, dalle sorelle del petrolio, e per quello hanno ammazzato Mattei anni, decenni fa, e dall'altra parte abbiamo stipulato, grazie a Berlusconi, e grazie a Letta che continua ad essere della stessa pasta, e a Renzi che Berlusconi l'ha resuscitato, abbiamo stipulato con la Gazprom, insieme a Scaroni, un noto patteggiatore di tangenti dell'Eni, dei contratti che si chiamano take or pay. Cioè noi comunque ci diamo dei soldi anche se non consumiamo i gas che voi ci dovete dare. Come possiamo portare avanti una politica nostra sovrana dal punto di vista estero, della diplomazia, minacciare anche delle azioni non militari, azioni diplomatiche, economiche, se siamo costretti a dire sì, a abbassare la testa perché non siamo uno Stato sovrano? Ecco, il Movimento 5 Stelle nasce essenzialmente per costruire la sovranità che appartiene al popolo. E guardate stasera, una corà senza scorta, qui con un microfono, siamo il Massimo, ora parlerete voi. Cioè, questa è la democrazia. Investendo in vari tipi di sovranità, sovranità. Stai calmo, bravo, tuo figlio mo però si è arrabbiato, giustamente, perché io ho visto gente a me cara piangere, non ce la fanno, 500 euro di pensione, mangiano latte con i cereali, Alessandro. Lo so. Alessandro è triste, gente che ha lavorato tutta la vita. Sta dicendo di suoi amici che hanno lavorato tutta la vita e ora campano con 500 euro al mese, che mangiano solo latte e cereali. È vero, noi abbiamo presentato, è sempre brutto dire non l'abbiamo fatto ma è stato bocciato, però sì, noi abbiamo presentato una mozione contro le pensioni d'oro, il Partito Democratico l'ha bocciata. Dobbiamo portare in Parlamento la legge sul reddito di cittadinanza, l'abolizione dell'IRAP, tra l'altro è una legge dell'abolizione dell'IRAP a costo zero, se ne è occupata la Commissione Finanze, Mattia Fantinati, la Commissione Attività Produttive, perché abbiamo ascoltato degli imprenditori e ci hanno detto che l'IRAP è la tassa che odiano di più,
perché la tassa colpisce il fatturato più che l'utile, cioè più assumi e più paghi. Hai parlato 16 volte, ma va, no, è un attimino, con tutti. È un attimino, dopo. L'abbiamo portato in Parlamento queste cose, però perché non vengono votate? Per questo, appunto, per questo conflitto di interessi che è internazionale se pensiamo alla Gazprom, e nazionale se pensiamo all'MPS, se pensiamo alle concessionarie televisive di Berlusconi, se pensiamo al TAP, il gasdotto transadriatico che passa sotto l'Adriatico e arriva in Puglia, all'interno del quale ci sono certamente mischiati poteri forti, magari anche l'ex vice ministro degli esteri Marta Dassù. Cioè il discorso è che è proprio questo il meccanismo. Ora noi come Movimento 5 Stelle possiamo anche fare degli errori, anche se ad oggi gli unici errori che ci imputano sono qualche parola fuori posto, è stato qualche errore di comunicazione. È vero, li abbiamo fatti, siamo cittadini come voi e siamo entrati in quel palazzo senza avere all'inizio conoscenze di alcune dinamiche, però le abbiamo imparate. Il vostro più grande errore è stato il vostro più grande pregio, quello di non aver fatto le larghe interviste. Esatto, la coerenza non è un errore, l'abbiamo detto, se il Movimento 5 Stelle non si fosse comportato come si è comportato sarebbe già scomparso, evidentemente. Pensate se avessimo dato un appoggio che non ci è mai stato chiesto, guardate che la fiducia per sé non ce l'ha mai chiesta, mai. Ci hanno chiesto solo di abbandonare l'aula al Senato, cioè di lasciargli il campo libero per far partire un governo, una roba proprio da vecchia politica. Noi appena entrati vogliamo ridare centralità al Parlamento, serietà, la prima cosa che ci chiedono, c'è questa votazione, uscite dall'aula. Noi che vogliamo entrare dentro proprio e occuparci con forza di politica. Però se l'avessimo data quella fiducia o avessimo in qualche modo favorito la nascita di quel governo, alla luce dei fatti e dei voti, di quel che è successo in questi mesi, il Movimento 5 Stelle sarebbe morto. Non ci sarebbero queste decine di persone, forse centinaia di persone a Scandicci di sabato sera col freddo. Non ci sarebbero state. Pensate quanto la coerenza, forse nel breve non viene percepita perché è un paese questo non abituato alla coerenza, non abituato a delle persone che ti dicono una cosa in campagna elettorale e poi lo fanno, ma alla lunga paga, come alla lunga paga pure l'atteggiamento di Beppe nei confronti di Renzi. Sì, qualcuno se l'è presa perché però lo doveva far parlare, però ha fatto forse bene, ha fatto vedrete bene, tra qualche mese diranno, diranno che è stato troppo moderato. Anche perché non ho utilizzato neanche minimamente il turpiloquio, io non lo riconoscevo, Beppe che non dice una parolaccia, forse era una controfigura. Vedete, allora, la sovranità, perché poi lascio la parola a Massimo, anche sovranità alimentare, se ne parlava prima a Firenze, la Commissione Agricoltura porta avanti progetti di legge per ridare sovranità alimentare a questo paese, mangiare quel che produciamo e produrre quel che mangiamo. Chilometro zero, chilometro utile, favorire le coltivazioni locali, le coltivazioni anche millenarie, fare in modo che si mettano anche dei dazi, sì, a dei prodotti che arrivano dalla Cina, che arrivano da fuori, che non sappiamo, delle arance, la Sicilia, cioè abbiamo le arance, ma perché dobbiamo comprare le arance marocchine? Ma perché? E poi magari in alcuni campi marciscono le arance nostre. Sovranità dell'informazione, fino a che questa informazione non si riesce ad autogenerare attraverso anche il lavoro coraggioso di tanti giornalisti che lottano quotidianamente e che a noi dicono vorremmo scrivere questo pezzo, ma il direttore ci ha detto che non può uscire questo pezzo buono su 5 Stelle, non può perché sennò perdo lavoro. Ognuno deve rischiare qualcosa del suo, questo ti dicono alcuni giornalisti, però con queste videocamere, con questi cellulari, l'informazione poco a poco passa. Quanti di noi sapevamo fino a 11 anni fa cosa fosse un decreto legge? Oggi sappiamo che è un emendamento, un ordine del giorno, il decreto IMU Banca d'Italia, le commissioni, la vicepresidenza, l'articolo 138 della Costituzione che abbiamo salvaguardato io e Massimo anche in prima linea salendo su quel tetto. Allora, queste cose non le sapevamo un tempo, non ci venivano raccontate, pensavamo solamente che la politica fossero pollai televisivi, insulti Massimo, tra persone guarda, che si attaccano, se le dicono di tutti i colori in televisione, e poi nel transatlantico, nei ristoranti, in centro, li trovi assieme che discutono su come dare l'appoggio al governo Renzi e che si dividono il filettino al pepe verde. Cioè così funziona il meccanismo, cioè ci hanno fatto credere che sono nemici per fare in modo che un tempo un po' governi uno, un po' l'altro, e quando uno governa male, dice mica è colpa mia, è che quello prima mi ha lasciato tutti questi debiti, non ce l'ho fatta, poi entra l'altro, è un circolo continuo, vizioso. Vi dicevo, con questo schifo di legge elettorale, terrificante, incostituzionale, basta prendere il 37% per andare al governo da soli, anche se dobbiamo aspettare l'abolizione del Senato, che noi dubitiamo che il Senato abolisca se stesso.
Poi bisogna anche ragionarci tutti insieme sulla bontà o meno del bicameralismo, così si chiama, perché tante leggi sono state, tante porcate sono state bloccate grazie alla doppia lettura, perché i padri costituenti dicevano una legge passa alla Camera, nel frattempo l'opinione pubblica capisce che è passata una porcata e al Senato si può bocciare. E questa balla che il Parlamento è lento, è solo questione di volontà, lo vogliono rendere lento perché arrivano i decreti legge e noi ci occupiamo solo di decreti legge, l'abuso dei decreti legge. Perché quando hanno voluto, esatto, l'ho detto l'altro giorno, far approvare quello schifo di Lodo Alfano incostituzionale e il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che come le rockstar firma qualsiasi cosa, lo firmò, ci misero 5 giorni per far passare questa porcata, il Lodo Alfano, cioè che favoriva le alte cariche dello Stato giudicate ingiudicabili, non si sa perché. Vedete quante menzogne ci raccontano, però c'è la rete, c'è questa piazza, c'è la voglia ognuno di noi di riprendersi le istituzioni, perché lo Stato siamo noi, non sono loro, lo Stato siamo noi. Ecco, oggi quel che dobbiamo pensare, lo so che la polarizzazione forse è brutta, non l'avremmo pensato, non è che sono tutti ladri, mascalzoni, farabutti, però i pezzi grossi determinano le scelte, obbligano i partiti, obbligano i deputati a votare come dicono loro. L'esempio della persona, come dire, proprio repressa, poverino, è Civati, no? Il quale si lamenta, ma vota sempre come fa il partito. È lui, insomma. E sì, è proprio, sono fogli di fico, servono al Partito Democratico per continuare a prendere qualche voto di qualcuno che crede ancora che ci sia un briciolo di sinistra all'interno del Partito Democratico. Non c'è. Come Fratelli d'Italia, magari, che si allea insieme a Berlusconi, fa credere a gente di quella destra sociale che può piacere o non piacere, ma non è il capitalismo schifoso becero di Berlusconi, che quelli no, quelli sono di destra, quelli sono... Ma di che? Solo questione di interesse, non c'è differenza tra un leghista e un montiano oggi, la differenza è il colore della cravatta e basta. È un po' questa la pappa. Allora, è finito. Da un lato ci siamo noi cittadini, con i nostri difetti da cittadini, ma anche i nostri grandi pregi di persone libere, senza le spalle di mosseria, mafie, gruppi di potere, industriali, o persone che ci hanno finanziato la campagna elettorale. Bersani, che viene considerato un personaggio, una brava persona, magari lo sarà pure, però prese 98.000 euro da Riva dell'Ilva. Mentre invece Riva dell'Ilva finanziava contemporaneamente anche il Popolo della Libertà con 240.000 euro, come dire, chi vince vince, ma chi vince sta su pure con i soldi miei, gli abbiamo finanziato la campagna elettorale, non può andare contro la nostra azienda che uccide i ragazzini nel quartiere Tamburi a Taranto. Vedete quanto è importante la battaglia dei soldi, guadagnare giusto, restituire i rimborsi, stare in mezzo alla gente, perché possiamo commettere degli errori, ma non siamo contaminati. E oggi ogni cittadino deve scegliere da che parte sta, o dalla parte loro, che sono tutti uguali, stanno tutti assieme, o dalla parte nostra, a ognuno la propria scelta. Grazie. Bravo. Martini è emozionato, è meraviglioso. Io faccio la parte tecnica, come l'abitudine qui in Toscana. Ora il microfono verrà staccato. No, Massimo, vai avanti. Il rabocco senza... Vai pure avanti, tutto a posto. Me l'ha stato comunicato un rabocco di mente. Abbiamo rischiato, ma... No, tranquillo, vai. Ho rischiato di farvi esplodere, ma questi sono piccoli dettagli insignificanti. Io preferisco, perché comunque la carrellata ampia l'ha fatta Alessandro e... ha fatto indubbiamente un ottimo lavoro, che qualcuno di voi inizi con delle domande, perché così almeno... Prego. La ripeto io, eh. Il problema è far capire ai vecchi, a tante persone anziane, ma in comunitaria, cosa stanno facendo i 5 Stelle. Non leggono i soldi, non leggono i soldi. Allora, lui mi chiede come si fa a affrontare quelle fasce di popolazione che non più anziane, giustamente. Che sono tanti in Italia, indubbiamente. Io ti dico che sinceramente, da quando ho iniziato a fare l'attivista, nel 2011, a oggi, mi accorgo che quando vai a un banchino, rispetto a prima, non c'è più quella ritrosia schifosa per cui tu sei quel grillino, o come iniziano a chiamare a me, grullino, che mi facevi schifo a guardare. Sinceramente c'è veramente un profondo cambiamento, e io lo sento. Alessandro ha detto una cosa sacrosanta. Immaginatevi 3 anni fa, 4 anni fa, prima che ci fosse 5 Stelle, se vi era mai passato per la mente di venire un sabato sera
a prendere un po' di freddo per sentir parlare di politica. E non c'è solamente ragazzi di 20 anni, bravo, di 30 anni. Io ti dico, quelli sono gli obiettivi che mi sono dato, raggiunti anche nel passato, sono anche questi. Perché se io domattina smetto, ma come 5 Stelle sono riuscito a far sì che la gente continui a dare attenzione a quella che è la loro vita, perché la politica, se presa come politica, cioè la gestione della cosa pubblica, è la cosa più giusta e tutte le persone si dovrebbero interessare. Quindi questa preoccupazione degli anziani, allora, certi anziani è impossibile cambiargli la forma mentis. Io ti riporto le parole di Pallante che mi disse questo: chi ha votato destra tendenzialmente l'ha fatto per molte persone per utilità. Quindi modificare il tuo pensiero verso un altro partito o un altro movimento politico lo può fare. Chi ha votato sinistra, soprattutto persone anziane, l'hanno fatto per ideologia. E ammettere che sei, hai preso una cantonata, bravo, è una cosa indecente, bravo. Non lo farai mai. È difficile, ma perché in persona, in qualcosa che te hai creduto, se te ci credi e ti accorgi di averlo preso in tasca, ti risulta difficile dire sono stato talmente coglione per 40 anni, e questo è il problema. Per cui con quelle persone, per come quando le affronto, quando mi ritrovo a ragionarci, il concetto è fargli vedere nei fatti, perché Alessandra ha detto bene, noi si può avere sbagliato, si può aver fatto degli sbagli, perché nessuno di noi ha mai fatto quel mestiere. E è un tra virgolette, passamelo come parola, perché sei dentro una situazione completamente diversa dal resto del mondo. Ma io ti posso portare e dire che le cose che avevo detto prima, bene o male, io l'ho fatte. Io ti avevo detto che rendevo i soldi e l'ho resi, ti avevo detto che non prendevo finanziamenti elettorali e non l'ho presi. Queste cose, per quanto sia anche noioso ripeterle, perché ormai per un male si è capito, questi fatti non ti possono dire non è vero. Perché gli porti i bonifici, guarda, questo è il bonifico, ti ho cancellato l'IVA mio, però questo è il bonifico, l'ho fatto, ora sarò così imbecille da aver dato tutti questi soldi così a Vanvera. No, queste cose l'ho fatte davvero. E te non ne trovi uno. Non ce n'è uno che ti ha detto una cosa e si sente responsabile di aver fatto poi la stessa cosa durante la parte politica in Parlamento. Perché quando glielo fai notare e gli dici, ma te un mese e mezzo fa mi hai detto questa cosa, sì vabbè ma sono cambiate le cose. Ho capito, ma la tua vera, io non dico che non tu debba mai avere il dubbio di aver sbagliato a prendere una posizione. Ma un conto è una posizione su un fatto tecnico di cui puoi sbagliare perché hai dei dati sbagliati. Un conto è una visione politica, cioè quello che vedi nel futuro. E quando vedi dici, io dico di fare questo cambiamento, questa rivoluzione culturale, è una cosa, io non mi viene, non mi manca la coerenza nel mantenerla. I due mandati, io sono consapevole che se finisce la legislatura domattina mi sono giocato un mandato, ma lo so da prima e ne sono perfettamente coerente, perché io non voglio stare lì dentro. Io, a differenza di loro, mi sento, oltre che libero, con la sicurezza di avere una professionalità e di potermi spendere dopo, perché posso tornare a lavorare. Molte delle persone sono lì dentro, e io sinceramente, mi hanno guardato, le prime volte c'era il rischio di tornare a casa, e mi hanno detto, ma io che torno a fare se non faccio la politica? Ma così, spudoratamente. E io umanamente lo capisco anche, perché dico, effettivamente questo si ritrova spiazzatissimo, perché dice, effettivamente come gli do da mangiare ai figli? È un problema che non si è mai posto, perché, quindi, parlando degli anziani, lo so che, non sto dicendo questo, sto dicendo, parlando degli anziani, per me è un messaggio che già l'anno scorso, se non c'era Peppe, queste persone non c'erano, giusto? Ok, quest'anno ci siamo già noi, che riusciamo a riempire una piazza, ma perché non è che siamo io, Alessandro o cosa, ma perché è il messaggio che sta cambiando le persone. Le leggi nazionali e quelle regionali, l'autonomia delle regioni, secondo me, è troppo.
purtroppo è estesa. Troppo estesa. Rispetti, rispetti la domanda. Allora, lei mi faceva un appunto. Di confine, ci sono altri come dove, me. Di dove sei? Io sono di Granaglione, che è l'ultimo comune prima della Toscana, dell'Emilia Romagna. Uh-huh. E qua ci sono altre persone dell'ultimo comune. Marradi, Palazzolo sul Siena, Borretta. Borretta. Ok, lei mi fa un riferimento a quello che è stata la riforma del titolo quinto fatta dal PD, cioè dall'ex Margherita, partito DS, nel 2001, che riformò dando molti più poteri alle regioni, facendocela passare come un vantaggio per i cittadini. Se vi ricordate, probabilmente no, perché non me lo ricordo nemmeno io, e io in quei tempi la politica la seguivo, non mi ricordo cosa fecero perché non fu pubblicizzata per niente. Quel tipo di riforma della Costituzione è stata fatta per trasferire soldi e potere dallo Stato centrale alle regioni. Okay? Quella situazione ha creato dei mostri che sono la sanità in Puglia, la sanità in Calabria, la sanità in Toscana, la sanità in Lombardia, che trasportano una serie di interessi e di poteri enormi. Pensate qui alla Toscana al fatto della costruzione degli ospedali di Prato, di Pistoia, di Lucca, di Massa, di Livorno, 400 milioni spesi in un sistema di project financing, per cui te costruisci l'ospedale, lo fai fare a un costruttore che per 20 anni ci guadagna sopra. Ok? A San Marcello, per esempio, a San Marcello, a Figline è nella stessa situazione, se tu pensi anche a Pitigliano sono nella stessa situazione, se tu pensi a tutta una serie di piccoli ospedali che hanno massacrato per questo discorso. Perché? Perché se te trasferisci, e lui diceva una cosa sacrosanta, e lì dentro si vede, i soldi, sono i soldi il problema. Se noi si fosse, molti ci hanno detto spesso, ma perché non avete preso i 42 milioni di euro e l'avete poi messi da qualche parte? Perché 42 milioni di euro dati a chiunque di noi non l'ha mai visti, 42 milioni di euro, ti fanno perdere il capo. Bravo, bravo, bravo. E lo stesso vale, e lo stesso vale per questo discorso delle regioni. Si sono trasferiti, l'80% dei bilanci regionali sono la parte sanitaria e sono valanghe di milioni di euro, perché solo l'azienda sanitaria di Firenze ha un bilancio di 380-400 milioni di euro l'anno, tra spese personale, spese per l'attrezzatura, ospedale, eccetera, eccetera. Quindi bisogna ragionare sul perché nel 2001 è stato fatto questo. Voi considerate comunque nel 2000, per quanto l'Italia fosse già in una fase di declino, soldi pubblici ce n'erano in abbondanza. E in quella fase si è voluto trasferire nella parte regionale, perché il controllo viene fatto in regioni come quelle della Toscana, dove è nato il Porcellum. La legge Porcellum si basa su quella che è la legge regionale toscana per l'elezione dei consiglieri regionali. Inventata non da Rossi ma dai DS e da in Toscana. Bravi, grazie. Bravissimi, capito? Cioè quella, la legge del Porcellum non è della Lega, nasce da un accordo tra i DS e Verdini. Bravi. Quindi, no, perché? Perché te vai a gestire negli anni, e io invito noi della zona a ricordarselo, ci hanno preso in giro dicendo che passare alle multiutility come in Romagna e come in Toscana, come la Safi o la Quadrifoglio o l'AER o la CSA o tutte le varie imprese, la Publiacqua, la Publi Servizi eccetera, ha spostato capitali pubblici in potentati privati, dove c'era una parte che riguardava i comuni e quelle persone venivano messe, chi non era più piazzato da qualche parte in politica veniva messo come dirigente nelle varie multiutility, e le parti private ci hanno fatto utili da far paura, ma sono soldi nostri. Quindi il ragionamento sulla riforma di un titolo quinto, che anche Renzi butta lì, ma la butta perché Renzi, cioè ti faccio per dire, la Boschi, ministro delle riforme e dei rapporti del Parlamento, è una... Indubbiamente la Boschi era consigliere di Publiacqua. Ok? Publiacqua è un'azienda che ha un qualcosa come i comuni che vanno da Pistoia. Ragazzi, mi hanno dato la batteria di riserva. Passando per tutta la parte del Mugello, il Mugello è coperto da Publiacqua. Te hai spostato tutta quella serie di capitali. Publiacqua aveva un flusso d'acqua di quasi 98 milioni di euro l'anno, ok? E 95-98 milioni di euro l'anno. E questo sono soldi drenati dalle nostre tasche. Noi
non ce ne siamo accorti nel 90, alla fine degli anni 90, perché gli accordi con Publiacqua acqua sono del 2001, ma in quel periodo è stato cambiato, grazie anche alla legge Bassanini, tutti i rapporti che c'erano fra i cittadini e le istituzioni. Uno non ci ragiona mai, ma la legge ha riformato i comuni, ha cambiato i consigli comunali, l'ha portati a una legge elettorale come quella che ora voglia portare in Parlamento, il Sindaco d'Italia. Il Sindaco d'Italia è una legge del 2000, la riforma del titolo V è del 2001, tutte queste leggi portano a esautorare i cittadini dal controllo del sindaco e a spostare tutti i soldi verso partecipate e multiutili. E in 10 anni ci siamo mangiati una valanga di quattrini. E ora in Parlamento si vuole portare una legge che è uguale. Quindi immaginatevi voi se è una cosa che può essere buona o meno, a prescindere da come l'hanno resa orrenda. Re Giorgio, io sono preparatissimo. Lui, però capite, gente, la cosa che dovete però pensare è che i colpevoli di questa situazione siamo noi, perché io ho iniziato ad accorgermene nel 2006-2007, e se non ci siamo noi non se ne accorgeva nessuno. Comunque è stata questa condivisione, questa intelligenza collettiva, questa condivisione delle idee che ci ha portato stasera qui. Non mi fa ridere, mi vibra tutto. E voi, come? Qui prende di più. Esatto. Vedi? Sì, un po' sì, però si vedono bene loro. L'ambito informativo. Vedi, ora perdo segnale, vedi? Aspetta, devi guardare, vedi il segnale, va e viene. Sto parlando dell'ambito informativo, poi faccio un appunto anche su questo. Sì, ma non è solo questo, l'ambito formativo, e ti posso fare i nomi di vari politici di zona del PD, perché sono delle mie parti, sono demandati ad aziende, ok, che sono, come dire, capitanate dalla moglie di, dal parente di, e vengono trasferiti milioni di euro a questa azienda. Questi soldi sono sempre comunque soldi gestiti dalla regione, con le... che sono soldi ovviamente nostri, ma gli dai un controllo minore, perché il parlamentare non ci può accedere. Nel consiglio regionale avete una lista bloccata in Toscana, per cui ci metti chi ti pare, e nelle ultime due regionali, guarda caso, i presidenti di regione sono Martini, ora in Senato, che era assessore alla sanità, passato proprio presidente della regione, e il suo assessore Rossi, che è passato presidente della regione. Quindi voi capite dove sono i soldi e come si spostano questi soldi. Voi cercate i soldi e voi capite chi ci mettono. Questa è la parte fondamentale. Io vi invito veramente a controllarlo e a starci sempre molto attenti, perché poi questi soldi gira e sono nostri, nell'acqua, nei rifiuti, è tutta una parte che è impressionante. Se possiamo cominciare a fare delle domande che ci sono arrivate via web per voi, possiamo andare avanti con queste domande e poi ricominciamo con le domande dal pubblico eventualmente. Sarebbe anche molto bello che le telecamere di Piazza Pulita si accorgessero che la serata è da questa parte e non per le dichiarazioni di qualcun altro, grazie. Ma tanto non va bene per niente. No, andiamo a far vedere la piazza vuota. Comunque, le domande che sono arrivate, per esempio, fanno parte di questa, era per Alessandro. Parlate della situazione di uscire dall'euro? Ok? Era lì. La domanda è questa. Faccio una piccola premessa. Al di là delle difficoltà, io sono molto molto ottimista, proprio perché stanno succedendo delle cose che non si erano mai viste nella storia della Repubblica. Ogni dittatura, le dittature sanguinarie e violente, quando sentono odore di sconfitta, di fine, utilizzano la violenza, le uccisioni di massa, le deportazioni maggiormente, però appunto per provare ad autoconservarsi, a continuare ad andare in vita. Le dittature governative / mediatiche, quando sentono puzza di fine, alzano il tiro e utilizzano stratagemmi governativi incredibili, quindi quasi violazione della Costituzione, e utilizzano il potere mediatico menzognero della gran parte appunto degli organi di stampa. Quindi quando succedono delle cose incredibilmente assurde
vedi la rielezione dello stesso Presidente della Repubblica mai successo nella storia. Un Presidente della Repubblica, pensate che quando ci fu alla Camera la commemorazione per la morte di Stalin, lui era già deputato, veramente. Quindi quando si è il Presidente allora ricordato è morto Stalin, lui si sarà alzato in piedi e stava in aula, pensate, quando è morto Stalin. Oppure che viene applicata per la prima volta nella storia della Camera una norma che non esiste, che è una norma transitoria tirata fuori da Violante, la ghigliottina. Oppure destra e sinistra che si mettono così assieme in maniera così spudorata. Tutte cose che non erano mai successe. Perché? Perché siamo entrati noi. Altrimenti avrebbero eletto un altro Presidente della Repubblica. Nessuno avrebbe mai messo la ghigliottina perché le opposizioni negli ultimi anni minacciavano l'ostruzionismo, poi arrivavano a un punto e si mettevano d'accordo. Noi no, siamo arrivati fino alla fine. Se il Partito Democratico, lo ricordava prima Massimo, a Firenze, avesse utilizzato la stessa nostra forza di fronte a quel vergognoso scudo fiscale del governo Berlusconi, non l'avrebbero approvato. Non l'avrebbero approvato, invece si sono messi d'accordo alla fine. E l'allora capogruppo del PD minacciò: andiamo avanti. Fini disse: guarda che metto la ghigliottina. Si misero alla fine d'accordo, non so in che modo. Fatto sta che lo scudo fiscale passò, cioè capitali anche mafiosi che sono tornati in Italia con il 5% delle tasse, non sappiamo a chi appartengano. Vedete, quindi dobbiamo da un lato soffrire, resistere, forse non è un caso che siamo in Piazza della Resistenza, però da un altro lato dobbiamo anche gioire, perché questa è la strada giusta, perché più il sistema si arrocca, più evidentemente ha paura di una forza nuova che riesce a portare così tante persone di sabato sera a Scandicci. La stessa cosa deve avvenire in Europa. Ma perché c'è stata un'accelerazione con Renzi? Perché Renzi è il nuovo De Gasperi o il... Assolutamente no. Perché certamente Renzi è uno dei tanti, Letta era uomo delle slot machine, delle concessionarie di Napolitano, Renzi è uomo delle banche e di De Benedetti. E non è un caso che De Benedetti abbia tanti debiti con la propria azienda Sorgeni, 1,84 miliardi di euro, stia chiedendo oggi appoggio agli stessi istituti bancari privati che hanno ricevuto il beneficio con il decreto IMO Banca d'Italia votato dai renziani, perché Renzi non era ancora il premier, ma i renziani dentro l'aula l'hanno votata quella porcata. Non è un caso, tutto torna, diceva bene prima Massimo, citando una frase che diceva Falcone: seguite i soldi, esattamente. E la stessa cosa deve avvenire in Europa. Sull'euro ognuno avrà una propria posizione. Io sono molto 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 euroscettico, ma la mia posizione è di una persona. Sta suonando qualcuno. Però pensate ad una cosa: il Movimento 5 Stelle nasce perché un movimento popolare extraparlamentare non è stato ascoltato. Quando noi raccoglievamo, magari tanti anche di noi, le firme per mandare via condannati dal Parlamento, per la legge per il ritorno alle preferenze, due legislature a casa, e poi il secondo Udei per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti e per togliere il finanziamento pubblico ai giornali, ci hanno ignorato. Nessuno parlava di noi, noi eravamo un movimento popolare cittadino, di cittadini informati che raccoglievano delle firme per portare in Parlamento delle leggi di iniziativa popolare. E ci hanno ignorato, sono rimaste chiuse nei cassetti del Senato per anni. Fino a che Fassino, perché mi confondo con Fassina, Fassino disse: noi non ci avevamo pensato, oh, fondate una forza politica, vi ricordate? Se siete bravi, fondatela, non ci avevamo pensato, è tutto grazie a Fassino che è nato il Movimento 5 Stelle. Stavo con Carlo Sibilia, perché gli devi pure far vergognare queste persone, perché devono avere, non paura, però imbarazzo a camminare liberamente per strada, imbarazzo. Noi dobbiamo, da sovrani, quando becchiamo sta gente, con educazione, pizzicarli, prenderli in giro, criticarli, attaccarli sulle porcate che hanno fatto. Fassino l'abbiamo beccato da solo, triste, come sempre. Poi chimica con la Merkel, insomma, che anziché dire questo, portasse le carte parlamentari, gli atti che ci consentono già oggi di sforare quel vincolo del 3% e che permettono di rimettere poco a poco in moto l'economia, a reinvestire in settori strategici, innovazione, sviluppo dell'enogastronomia, delle rinnovabili. Noi, si andrà in Europa, si batteranno i pugni da cittadini liberi e lì si dirà: o si fa questo,
o si ridiscutono certi trattati, o si parla seriamente degli eurobond, come? Solidarietà europea, e poi siamo europei solamente quando c'è da fregare i cittadini del sud del mondo e non quando c'è da fare una politica solidaria e solidale da parte di tutte le popolazioni. No, o si fa così o saremo costretti a fare altro. E la minaccia dell'uscita dall'euro, la minaccia, guarda che usciamo, Merkel, ehi compagni, guarda che usciamo, consentirà magari anche di non uscire ma di ottenere una serie di cambi normativi, di alleggerimenti che ci consentono di metterci in moto. Capiamo anche quanto è importante uno spauracchio, che poi secondo me, ripeto, uno Stato deve avere sovranità monetaria, ma questa è la mia posizione, la mia, di uno. In fondo il Parlamento italiano oggi i risultati più grandi, e li abbiamo ottenuti solo calcando la mano e alzando il tiro. Mai dialogando, ci abbiamo provato con i giorni di Rodotà, non credete alle menzogne televisive, questi dicono sempre di no. Certo, se si tratta di mafia, massoneria, corruzione, diciamo di no, assolutamente, no. Ma i giorni di Rodotà, noi andavamo, io mi sarò fatto decine di deputati del PD, ma che fate, votate Rodotà, ma non è meglio? Eh sì, è il migliore di tutti, però l'avete proposto voi. Ma che te ne frega, dite che è vostro, ma che è che ci frega, basta che leggiamo lui, no? Che facciamo subito fuori Berlusconi. Eh sì, forse c'hai ragione, l'indomani si spellavano le mani applaudendo Napolitano. Civati stesso, la Madia, la Moretti, no, Napolitano è il migliore, capito? Quelli che più vi, si vogliono far vedere di sinistra, sono quelli che più ti prendono per il culo, sono i peggio, ci abbiamo provato con il dialogo, ci proviamo quotidianamente nelle commissioni, per bloccare il TAP abbiamo portato esperti su esperti, alcuni li hanno nominati il PD, dicendo si fanno le audizioni, cioè le commissioni prima di votare chiamano degli esperti che ti dicono, ingegneri di piano d'ambiente, tecnici, ti dicono, ti parlano di un progetto. Qualcuno lo porta all'opposizione, altri li portano alla maggioranza. Sul TAP, il gasdotto transadriatico, qualcuno l'ha portato il PD e tutti, pure quelli del PD, dicevano fa schifo il TAP, eppure hanno votato per il TAP, là chi li porti a fare? Vedete, il dialogo funziona tra persone oneste, funziona, il compromesso è una bella cosa, se voglio andare in pizzeria o in trattoria, stasera decidiamo, troviamo una trattoria e fa pure la pizza. Bravo. Compromesso. Bravo. Ma con la mafia non si può scendere a compromessi perché ti fregano, ti fregano. E questo è il concetto. E gli enormi successi che ci sono stati, ve ne dico due su tutti, la norma contro gli affitti d'oro, se l'ha inventata, l'ha studiato un deputato di Trento, Riccardo Fraccaro, che si è pagato gli studi facendo le pizze, cioè faceva il pizzaiolo, si è lavorato così in giurisprudenza, è segretario della Camera, a 30 anni, si è studiato i bilanci, ha scoperto varie porcate, tra cui quella che la Camera dei Deputati di Madama Ghigliottina spende 800.000 euro all'anno di soldi nostri per pagare rimborsi viaggi agli ex deputati. Non ai deputati che dici c'è una razza, devono andare in giro a parlare del lavoro parlamentare, agli ex. Ma come si spiega che gli ex deputati devono, che hanno pure i vitalizi a 4.500 euro e gli ex comunisti, anzi i comunisti come Rizzo, si lamentano che sono pochi 4.500 euro al mese, lo dice il comunisti, quelli avanti popolo alla riscossa. Come? Comunista mai, ho votato PD, scusate. Una volta credevo in Veltroni, poi ho letto, c'è un libro, si chiama I panni sporchi della sinistra, c'è un capitolo, sì, ho votato Veltroni, però non solo, pure Italia dei Valori, ho votato pure Abbonino, Rosa nel pugno, allora scusa, ho fatto un sacco di cazzate, non lo so, no? C'è molto tutti bravi qua, perché voi non avete votato mai nessuno Berlusconi, il PD, non avete mai votato, allora vergognate, un minuto di raccoglimento, di silenzio, vergognatevi pure voi, tu che hai votato? Cicciolina, guarda, era più dignitoso. È stata l'ultima. E lì ti sei sentito rappresentato, come è ovvio. Allora. Dice ci metteva la faccia, Cicciolina, mica solo la faccia. Allora, vi dicevo. Ma indagherò se qualcuno ha il numero di telefono. Pure c'è, c'hanno i vitalizi l'hanno aboliti, grazie a Dio, con la legislatura Monti. Barbareschi sì, tra l'altro io ho l'ufficio di che era di Barbareschi a Palazzo Marini. E i commessi hanno detto è la prima volta che qualcuno entra nell'ufficio di Barbareschi. Non ce l'ha mai entrato. L'ufficio mio c'era Barbareschi. Vi stavo dicendo. Fraccaro è riuscito a tirare fuori questa proposta per
diciamo, cancellare dei contratti di affitto vergognosi stipulati tra le pubbliche amministrazioni e i privati. Due deputati, Crippa e Fantinati, sono inventati un emendamento, non un decreto, l'hanno chiamato sul Sole 24 Ore l'uovo di Colombo. Le aziende che vantano un credito nei confronti dello Stato gli vengono congelate le cartelle esattoriali da Equitalia fino a che non riprendono il credito. Cioè, che ci vuole? Einstein a capire se lo Stato mi deve 10, io devo dare 10 allo Stato, non è che io do 10 allo Stato e aspetto che lo Stato mi dia 10. Stiamo a pari o comunque congeliamo fino a che lo Stato non mi paga. Queste proposte le otteniamo, no? Con il dialogo, spiegandoli, lo capite che è logico? No! Le otteniamo minacciando che occupiamo il tetto, che occupiamo la commissione, che li facciamo rimanere fino a Capodanno a Magnacco e Codeghino e lenticchie da Montecitorio. Perché poi quello fa. Bravo. Vedete, il giovedì è la giornata in cui è bello iniziare ostruzionismo. Perché? Perché ci avviciniamo al guardarobe, è così, facciamo così. Ci avviciniamo al guardarobe e troviamo tutte valigie dei deputati pronti a partire, con tutti i nomi sulle valigie, perché poi guarda roba sulla valigia, sul trolli mettono Civati, Madia, Franceschini, Fioroni, La Russa, così. E quindi qualcuno dice, guardate, sono tutti pronti a tornare a casa, tipo walkie talkie, sto qui in guardaroba, ci sono tutte le valigie, sono pronti ad andare a casa. Bene, si minaccia l'ostruzionismo. Alle volte neanche lo dobbiamo fare. Si va da Rosato con ostruzionismo. Ostruzionismo. Che volete? Vabbè, che volete? Tipo il mercato del pesce. Che volete? Questo e quest'altro non esiste. Vabbè, allora rimanete sabato e domenica. E dopo un po' ci si mette d'accordo. Quello è quello del PD. Così funziona. Così. Sul primo decreto missioni ci abbiamo lavorato assieme con Massimo. Alla fine hanno messo la fiducia, ma una serie di emendamenti, di risparmi, di cose logiche. L'abbiamo ottenuto facendo ostruzionismo su ostruzionismo. Politicamente parlando, vogliamo le loro teste, punto, se ne devono andare. Scusate, me lo mandate via questo fratello. È terrorista, vogliamo le loro teste. Politicamente. Perché se no qui io sono un bambino piccolo in galera, ci può stare. No, no, ma che galera? Quello è tuo padre? Viene da me dopo. Sto scherzando, politicamente li vogliamo mandare a casa a no, perché dobbiamo parlare bene, c'è la Boderini, devono recarsi nelle loro dimore. Politicamente in Europa faremo la stessa cosa, si alza il tiro, si minacciano le commissioni, si va lì sul serio a lavorare, non sappiamo nulla dell'Europa, sappiamo solo che c'è Ivazzanicchi, Mastella e altre persone, non sappiamo nulla, non ti raccontano nulla, anche perché questo per CTS è pure una fortuna loro, non c'hanno i giornalisti alle calcagne quotidianamente, i giornalisti fanno un mestiere loro, eh. Noi vogliamo che facciano le pulci al potere, che facciano le domande, la prima, la seconda, la terza domanda, che guardino fino all'ultimo segreto cultivo che non è decisionale, occhio, che serve comunque a stimolare l'opinione pubblica, che in assenza di maggioranza la forza dell'opinione pubblica è l'unica forza che ha un Parlamento, un'opposizione per far sì che vengano abolite alcune porcate e approvate delle leggi utili per la collettività. Pensateci che l'articolo 138, il cui salvataggio l'abbiamo ottenuto anche salendo su quel tetto, non l'abbiamo ottenuto con i numeri in Parlamento, perché non ce l'abbiamo i numeri, l'abbiamo ottenuto informando l'opinione pubblica anche con quel gesto di disobbedienza civile che ha fatto sì che nei giorni successivi tante persone si siano interessate. Che cos'è l'articolo 138? Perché è pericoloso derogarlo? Se i deputati passano la notte. E io passo la notte insieme ad Artini e non sapete quanto russa. Tanto io ero l'unico che se l'ha portato, due peroni e due coperte. E i peroni sono sparite subito e le coperte c'erano tutte e due Artini. Sul materassino. Allora forse Dali non esce le coperte. Io al freddo mi sono fatti, c'ho avuto l'influenza. Allora, le coperte ce le dobbiamo portare tutti. Cioè, uno vale uno significa che io ho portato però il telo e tutto, vedete quanto è importante l'opinione pubblica. Un referendum consultivo permette non soltanto non di prendere una decisione, ma di creare un dibattito, di far conoscere la problematica della moneta unica, che cosa è stato il trattato di Lisbona, cosa è successo a Maastricht, che cosa è il MES, il fiscal, tante cose che oggi non conosciamo perché siamo tenuti volutamente all'oscuro da un sistema che gode dell'ignoranza della gente. Bravo. Prossima domanda, Massimo. Va bene. Allora, prossima domanda è: quali proposte per il lavoro?
semplicissimo. Bello, eh? Allora, è già la stessa, anche oggi a Firenze mi è toccato la stessa identica domanda. È che non c'è più il lavoro, Massimo, lì è il problema. Nicola, il problema è vero. Allora, il problema è che te non puoi ragionare in questa, in una piazza in questa maniera su quali possono essere le proposte per il lavoro, dicendo io ti metto i soldi in questa parte o in quest'altra. Io ragiono, come ho fatto anche oggi, su quella che è la visione che bisognerebbe avere del mondo del lavoro. Noi bisogna iniziare a pensare a come si vuol creare lavoro e sviluppo in questo paese. Nello stesso periodo, e mi dispiace dirlo, ma dal 2000 al 2008, cioè fino alla crisi finanziaria, noi si è visto la modalità del lavoro solo ed esclusivamente come necessità di creare nuove, meravigliose infrastrutture per non far altro che ingrassare comuni con oneri di urbanizzazione e ingrassare le persone che andavano a costruirli. Ci si ritrova ora in una situazione drammatica perché si è voluto spingere sull'acceleratore in maniera impressionante senza pensare che quella mole di lavoro sarebbe finita di lì a 3 o 4 anni. Ora per i prossimi 7, 8, 10 anni, io mi ricordo, io ho una ditta di informatica che peraltro aveva molti clienti anche su Scandicci e li ha tuttora, vi dico che dal 2009 ad oggi è drammatico il crollo delle aziende che fanno produzione e te ti accorgi effettivamente che è crollato questo tipo di funzionamento del sistema. Quindi lo Stato non è vero che non ha soldi o che non ha modo di investirli. Se te togli il potere politico a quelle persone che hanno degli interessi corposi verso la canalizzazione dei soldi, te riesci a instradarli nella visione che è più corretta. Vi faccio un esempio che riguarda la mia commissione. Se io nel 2002 fossi stato in commissione di difesa, avrei puntato tutto per evitare la spesa sugli F-35, ma no perché l'F-35 è un prodotto industriale e non mi porta lavoro, perché non è il tipo di lavoro che voglio fare io. Perché io avrei speso su un modo diverso di trattare rifiuti, su un modo diverso di affrontare l'energia, perché di qui a 15 anni, di lì a 15 anni, avrei dovuto pensare a quanto i cittadini pagano di bolletta, sia di rifiuti che di corrente. Perché una persona che ha una visione doveva pensare che ne so, la tecnologia o comunque il consumo di energia sarebbe stato maggiore, la produzione di rifiuti poteva essere maggiore. E te devi avere la visione per prevedere questo. Noi ora ci ritroviamo in una situazione in cui va messo un punto fermo e tolto a queste persone la capacità di scegliere delle nostre vite e riprendersela noi questa capacità di scelta. Perché? Perché se non si fa, siamo spacciati. Io non posso vedere la mia azienda che da un anno a un altro riduce del 70% il fatturato perché non c'è più una visione e una capacità di investire, perché non sai su cosa investire. Perché te qui, a parte alcune nicchie di lavori, non sai su quale lavoro andare impegnare i tuoi soldi, che magari hai, perché non sai che tipo di risultato ne avrai. Ma questo non è solamente un problema imprenditoriale e quindi privato, c'è anche una mancata visione da un punto di vista politico, perché te formi anche e coadiuvi l'impresa privata se gli dici guarda, crea dei processi migliori per consumare energia. Uno dei concetti che io ho sempre adorato di Beppe: noi dobbiamo iniziare a pensare che non ci serve un lampione, ci serve un modo di avere la luce in una piazza, e il modo migliore per avere la luce è quello a cui devo puntare, altrimenti io ho perso la visione di quello che è la funzione della politica. Lo stesso vale per i rifiuti. Noi si è pensato per anni al trattamento del rifiuto come un qualcosa da su cui mangiare nel senso da un punto di vista economico. La politica non ha fatto altro che questo. A me mi dispiace ripetermi rispetto a prima, ma anche su quello, la creazione delle varie quadrifoglio, AER, SSA, eccetera, le varie discariche, i vari inceneritori, non sono serviti altro a spostare i soldi dalle nostre tasche a imprese private o politici. Questa e poi uno si chiede perché hai perso il lavoro, perché quei soldi non sono serviti a rendere un paese più sviluppato. Questo.
da parte nostra e quelle sono le azioni fatte dalla Commissione Attività Produttive, sono queste e mirate su questo. La Commissione Attività Produttive sta studiando piani energetici nazionali diversi, perché noi dobbiamo pensare a un sistema diverso di approvvigionamento e di consumo dell'energia del paese, perché se non si fa questo, paesi che ora sono già al secondo mondo ci passeranno avanti di qui a pochi anni. E noi non possiamo pensare di rimanere a essere con la medesima capacità produttiva degli altri, perché dobbiamo specializzare il nostro paese verso qualcosa di avanzato da un punto di vista di ricerca. Siamo il paese che in Europa spende meno in questa parte, i nostri universitari sono, come dire, depressi per quella che è la volontà di ricerca delle nostre università, perché le leggi vengono fatte. Io mi ricordo quei ragazzi di cultura, erano... non ti dico si mettevano a piangere, ma quasi, per l'incapacità di poter fare qualcosa di serio sulla parte universitaria, perché non ce n'è la volontà, e non ce n'è la volontà per un semplice motivo, perché quella roba non porta voti, è questo il punto. E nemmeno soldi. E nemmeno soldi. Allora non ragionate mai con i soldi ai cittadini. Io ti sto ragionando: se te inizi a rendere l'energia diffusa con piccoli pannelli fotovoltaici rispetto a grandi centrali a carbone, a gasolio, a termoelettriche, eccetera eccetera, una centrale termoelettrica ha un costo stratosferico. Su numeri grandi, piccoli margini possono essere sempre fatti da qualcuno. Su numeri piccoli e diffusi, come il fotovoltaico su case, eccetera, eccetera, non ci puoi fare una grossa cresta, perché purtroppo, io non lo dico senza volontà di cattiveria o per dire sono tutti corrotti o cosa, ma è così, perché manca la volontà, non ti porta voti, perché nessun grande industriale ti porterà quella massa di voti che ti potrebbe portare, e non ti porta sostentamento. Perché se te fai un pannello fotovoltaico che ti costa 10.000 euro a casa, a chi devi rendere grazie? A chi devi sponsorizzare per fare quella cosa? Nessuno. Questo è. Quindi il lavoro nasce se si inizia a pensare a un sistema diverso di produrre e, lo dico sì, di consumare. Perché anche questo è una rivoluzione culturale che noi bisogna iniziare a fare. Alessandro prima diceva, nella parte di sovranità alimentare, iniziare a pensare che certi prodotti devono venire e essere consumati e coltivati nel periodo giusto è una cosa che va fatta per forza, perché altrimenti si perde quello che è il concetto, perché l'agricoltura per come funziona ora, funziona perché c'è il petrolio che ci permette di arare la terra con dei trattori e di scaldare le serre quando sei d'inverno. È questo il concetto, e non si può pensare a questo tipo di agricoltura. Spero, per chi era sul web, che abbia risposto su questa domanda, che è facilissima, perché io vi invito, voi fate le domande, poi noi non siamo effettivamente tuttologi, io sono in Commissione di Difesa, Alessandro Nellesteri, mi piacerebbe ci fosse stato Baldassarre o la Maramucci o Fattinati a rispondere, però veramente la cosa che vi invito a fare è andare su Parlamentari 5 Stelle, il nostro blog, e guardare il lavoro che fanno le nostre commissioni, perché spesso e volentieri anche noi siamo, e in questo io lo ammetto, incapaci di dire tutte le cose che si fanno, perché veramente si produce tantissimo, stiamo veramente diventando una forza da un punto di vista di divulgazione, che nessun altro ha mai fatto, perché non lo fai per interesse, cioè se io faccio una cosa... Che per l'amore del paese. Esatto. Vi amiamo, scusa, e siete gli unici che lavorate. Mentre si aspetta questo lavoro, no, che deve venire. Se Renzi, che è stato detto accoppiato il nostro programma, propone il reddito di cittadinanza, che fate voi? Lo bocciate perché si deve mandare avanti? Ma perché? Aspetta, scusa, lo bocciate perché si deve mandare avanti la nostra proposta in un senatalpo al 100%, okay. Oppure si sceglie il mal minore La domanda è: se Renzi dovesse calendarizzare il reddito di cittadinanza, voi lo votereste o meno? Una volta letto il provvedimento, io lo decido se votarlo o meno, ma come si è sempre fatto, sempre. Cioè non c'è una... in Parlamento sono rimasti, loro sono stupiti, perché quando voti qualcosa a favore o contro, ma in particolare a favore di certi provvedimenti, loro a volte mi dicono, sono col PD, no, aspetta, sono col PD, perché non ci arrivano, non è nella loro forma mentis, non è mai stato, dal comune a... Anche perché è una
parte del famoso copia e incolla del l'hanno ripreso. Sì, ma io sono guarda, ma io sono contento, guarda, contento. Io sono contentissimo, il problema è che non gli riesce, cioè è questo il problema. Cioè, è come quando nei comuni ti fanno non pubblichiamo il programma nostro perché sennò ce lo copiano. Ma copiatecelo! Io la prima cosa che ho fatto quando siamo entrati in consiglio comunale a Figline, io non ero consigliere, ma ero insieme al consigliere a lavorare, e ho detto guardiamo quali sono i punti in comune tra tutti i programmi e inchiodiamoli su quelli, perché se io l'ho detto, lui l'ha detto, l'altro l'ha detto, si va in consiglio comunale e si fanno tutti insieme, se siamo tutti d'accordo. Perché non farlo se tutti siamo tutti d'accordo? Su questo volevo aggiungere una cosa, che spesso quando facciamo dei discorsi in aula, che li leggiamo alle volte, leggiamo una frase e sentiamo i fischi di quelli del PD, poi diciamo, Presidente, volevo ricordare a chi fischia che questa frase l'ha pronunciata Luigi Bersani nel 2012 in campagna elettorale. Lo facciamo? Loro li fischiano a prescindere. Coloro che si devono scongelare sono i deputati della maggioranza. Vedete, anche delle cose buone che sono state fatte ogni tanto durante la Prima Repubblica sono state fatte trovando i soldi dove? Emettendo titoli e aumentando il debito pubblico, fino a che a un certo punto è collassato. Ora, qualsiasi cosa dovesse proporre Renzi utile, non è che la votiamo, facciamo 4 capriole e 10 tuffi campiati, siamo contentissimi. Però temiamo che anche delle proposte arriverà qualcosa, perché Renzi è stato scelto per questo, per fare qualcosa, un po' come a Firenze che ha fatto 2-3 cose all'inizio di impatto, fumo negli occhi e poi va a campa di rendita, funziona così il meccanismo. E loro vogliono far qualcosa per bloccare la nostra avanzata in Europa, è quello, qualcosa di buono, 80 euro in busta paga. Già capito dove prendono i soldi, perché se li prendono esatto dai fondi pensione, se li prendono emettendo nuovi titoli perché stanno d'accordo con queste banche che hanno ricevuto i finanziamenti di Stato, in pratica dagli aiuti di Stato, e la stessa Unione Europea si è preoccupata 2 settimane fa, evidentemente avevamo ragione noi a fare quella protesta molto dura e determinata ma giusta. E allora non va bene, perché è come un padre di famiglia che per dare da mangiare a dei figli, la capisco la disperazione, ma in realtà non è proprio il giusto esempio, si indebita ancora di più magari con degli strozzini, poi alla fine il conto arriva. Noi abbiamo presentato una proposta di reddito di cittadinanza che ci costa 19 miliardi di euro all'anno e le coperture sono 3 principali, ve le diciamo, sono una ridefinizione di alcune spese militari della difesa, ci ha lavorato la commissione difesa, l'innalzamento delle tasse sulle rendite finanziarie, che in Italia sono le più basse d'Europa, 19,5%, in Italia e la media europea è il 26%, e ci sono paesi civili dove le rendite finanziarie, che sono quattrini che entrano nelle tasche di persone che non creano lavoro, questa è la tassazione al 32, 33, 35%, in Italia al 19,5%, e poi sull'innalzamento della tassazione per il gioco d'azzardo. Pensate che negli ultimi 15 anni, ce l'ha detto Massimo Baroni, il deputato, il nostro collega della Commissione Affari Sociali, che si occupa molto di ludopatia, penso che tutti quanti, magari una mattina che andate a prendere un caffè, trovate dei disperati a buttare pezzi da 50 euro nelle slot machine. Questi disperati credono, più cresce la disperazione più provano a giocare, un po' come quello che va al casinò, perde i primi soldi e si gioca tutto sperando di recuperare quello che ha perso all'inizio. Questa è una malattia, si chiama ludopatia, e lo Stato anziché aiutarti ti fa le pubblicità e ci prende i quattrini lo Stato senza innalzare le tasse per loro. Cioè questo è uno Stato criminale, assassino. Con l'innalzamento della tassazione sul gioco d'azzardo copriamo la proposta di legge sul reddito di cittadinanza. Pensate, vi dicevo, ce l'ha detto Massimo, negli ultimi 15 anni 300 miliardi di euro dei risparmi dei cittadini si sono volatilizzati con il gioco d'azzardo legalizzato. Un tempo c'era le bische che erano, guardate, addirittura alcune cose illegali erano più sane.
Il picchetto, io giocavo al liceo al picchetto, c'era un tizio che prendeva le scommesse, mi ricordo le 5.000 lire, si giocava sulle partite, io giocavo sempre che la Roma perdesse perché sono della Lazio. E oggi invece si possono buttare quantità di soldi incredibili, 300 miliardi di euro. Vi rendete conto che insomma i soldi ci sono, come dicevamo prima, come dicevo prima Massimo, i soldi ci sono. Prima un ragazzo ci chiedeva appunto qualcosa in merito di Napolitano. Noi abbiamo attaccato tanto Napolitano, lo dico a tutte perché magari non è passata la questione, soprattutto a persone che magari non accedono tanto alla rete, per varie ragioni. In primis perché ha interferito in uno dei processi più importanti della storia della Repubblica Italiana, che è il processo sulla trattativa Stato-mafia. Guardate, non è da provare la trattativa è già stata provata da varie sentenze, tra cui anche, se non sbaglio, la sentenza processo Borsellino Terra del Tribunale di Caffanissetta. C'è da valutare chi sono i responsabili. Napolitano. Chi sono i responsabili o per omessa denuncia o per falsa testimonianza o per attacco a corpo dello Stato. Ma il fatto che lo Stato italiano è sceso a patti con la mafia e non è stata la mafia a chiedere la trattativa allo Stato, ma è stato lo Stato a chiedere la trattativa alla mafia, perché avevano paura dopo l'omicidio di Salvo Lima che la stessa fine la facessero degli altri politici, i quali non erano riusciti, pensate come tutto torna, non erano riusciti a bloccare la sentenza in Cassazione del maxi processo Falcone e Borsellino, che mise al gabbio una marea di mafiosi grazie a che a una genialata che ebbe Falcone, ovvero di convincere Martelli al Ministero di Giustizia di far roteare i giudici di Cassazione, perché fino a quel momento decideva sempre il giudice Carnevale, quello che ha salvato Luigi Cesaro detto Gigiano alla Gigetta Polpetta, quello che ha salvato Tano Badalamenti, mandante dell'omicidio di Peppino Impastato, quello del Fincerto Passi, lo stesso giudice Carnevale che ha giudicato errate, comunque con dei vizi, le firme che abbiamo raccolto nel secondo V-Day per abolire il finanziamento pubblico all'editoria, lo stesso magistrato. L'ammazza sentenze, Carnevale, Falcone riuscì a convincere il Ministero a far roteare. La prima sentenza definitiva che arrivò in Cassazione con un altro giudice vide la condanna dei mafiosi, i quali si arrabbiarono perché gli uomini politici gli avevano garantito tranquilli, insabbiamo tutto come sempre. È lì che ammazzano a Mondello Salvo Lima, l'uomo di Andreotti, ed è lì che succede che tanti politici, tra cui Andreotti, vengono seguiti dai mafiosi, i figli di Andreotti iniziano ad avere paura. E secondo i magistrati lo Stato appunto è andato, anzi la trattativa c'è stata, ma secondo i magistrati questi politici, Mannino, Mancino, che chiama Napolitano, sono andati a parlare alla mafia e la mafia gli ha detto d'accordo, finiscono le stragi e questo è il papello. Ma chiaramente il crimine organizzato che vede che uno Stato è così debole che scende a patti, anziché smettere con le stragi, subito ne fa delle nuove per aumentare il tiro, per mettere ancora di più con il culo per terra lo Stato. E se quei bambini sono morti in via dei Gergofili, è colpa dello Stato che è andato a trattare con i mafiosi, è colpa dello Stato che non è stato intransigente. Napolitano, sotto pressione di Mancino, ha richiamato i giudici, anzi Piero Grasso, per chiedere un altro coordinamento delle tre procure che si occupano oggi di mafia, che sono Firenze, Caltanissetta e Palermo. La procura di Firenze si sta occupando delle stragi di mafia a Firenze, a Milano e nelle basiliche a Roma, basiliche San Giovanni come Giovanni Spadolini e San Giorgio Andelabro come Giorgio Napolitano, allora presidenti di Camera e Senato. Tutto torna. La procura di Caltanissetta si sta occupando del processo Borsellino e Falcone 4 e la procura di Palermo, con il PM di Matteo lasciato solo dalle istituzioni, ma non dai cittadini, si sta occupando della trattativa Stato-mafia. E Napolitano ha voluto interferire, prima violazione diciamo del suo ruolo, poi sta facendo il capo del governo. Ora, i Renzi oggi ha dichiarato che il primo progetto di legge su un modello spagnolo l'ha affossato Napolitano. Ma come ti permetti di convocare la maggioranza e parlare di legge elettorale al Quirinale? Ma chi sei? Ma chi sei? Sei il massimo nostro dipendente, non sei il capo dei partiti. Altre questioni minore, ma è anche stata la grazia a Sallusti, minore. Ma non è che ha dato la grazia perché è un malato, semplicemente sotto pressione dei poteri, dei partiti. E l'altra questione fondamentale, credetemi, questa deve passare, all'abuso della decretazione d'urgenza. La Costituzione dice che i decreti di urgenza il governo li possa emanare solo quando c'è un'urgenza da risolvere.
un'urgenza Ilva, si fa un decreto salva Ilva, ci siamo. Ma se la decretazione diventa il modus operandi, e se grazie al decreto legge e all'arma della fiducia che poi mettono, perché c'è finalmente un'opposizione che fa ostruzionismo davanti a queste porcate, viene utilizzata per infilare delle norme in questi decreti che noi chiamiamo macedonio, fritto misto, deve essere omogeneo, lo dice la Costituzione. E quando noi, pensate il ricatto di questa informazione, quando arrivò il decreto sul femminicidio, cazzo, noi siamo tutti contro il femminicidio, un buon decreto, è urgente la questione, lo leggiamo e ci troviamo dentro delle norme a salvare il TAV, delle norme a salvare le province, delle norme su dei vali, di un valico non mi ricordo dove. E che c'entra il TAV, il treno alta velocità Torino-Lione, che sarà pronto forse, ma non si farà mai tra 25 anni, con il femminicidio? Noi allora abbiamo votato contro e la stampa ha intitolato i grillini a favore del femminicidio. Vedete com'è il ricatto? Noi ci saremmo potuti piegare in quel momento e dire, dato che la stampa scrive questo, noi gli diamo, come dire, pretesti, asteniamoci, votiamo a favore. E invece no, perché o prendi delle decisioni totalmente differenti, rischiando, e tu il sistema non lo cambi. Sapevamo perfettamente, nel momento in cui scendiamo come quel maremoto, anche se nessuno ha alzato le mani, credetemi, l'unico che ha alzato le mani è stato D'Ambroso sulla nostra deputata Loredana Lupo, però sì, abbiamo con estrema veemenza protestato sul decreto di Banca d'Italia, sapevamo che ci avrebbero chiamato squadristi, fascisti, picchiatori, qualsiasi cosa, lo sapevamo, non è che non lo sapevamo, se ne è parlato in assemblea, che possiamo fare, che non possiamo fare, poi è stata anche spontanea quella decisione, però lo sapevamo. Eppure abbiamo visto, tentare di bloccare, di salvare i nostri portafogli sono più importanti di quello che scriverà la stampa. E guardate che questa roba è passata, perché la settimana scorsa, l'ha detto pure l'Europa, io prendevo un aereo per Palermo, c'era l'hostess che spiegava le cose, le uscite sono quella, si gira verso me, psst, non mollate. Dovunque, tassinari che non ci fanno pagare i tassi, e ristoratori che ci offrono le cose. C'è tra Montecitorio, ovvio che si dice, tra Montecitorio e Palazzo di Chigi, dove abbiamo con Massimo gli uffici, si passa davanti a Palazzo Chigi. E ci sono sempre due poliziotti, non carabinieri, in divisa, elegantissimo, con un mantello nero, a presiedere appunto l'ingresso di Palazzo Chigi. Devono stare immobili. Noi passiamo con la reggente, ogni tanto si sente psst, psst, ci giriamo a questi. Continuate così. I poliziotti, grazie a te. Si nota questa roba. Persone che ti abbracciano e ti dicono mi dispiace che stai in Parlamento. Ma come se era detto a un parlamentare? Il parlamentare gli aveva detto vieni mortacci tu al che stai là dentro e te rubi i soldi nostri, no? No. Come fate a resistere? Grazie a stare lì dentro. Oppure guadagnate troppo poco. Ci dicono pure questo. Guadagnate troppo poco per il lavoro. No. Guadagniamo il giusto. Però vedete, queste cose sono già rivoluzionarie, cioè non si erano mai viste. Per quello dobbiamo ben sperare, però farci tutti quanti il mazzo, vi chiediamo un forte aiuto da qui alle europee, far capire che anche qualche bruscolino che arriverà da questo governo, poi magari ci sbagliamo, sarà un governo eccezionale, il Movimento 5 Stelle sparirà perché faranno cose straordinarie, e va benissimo, oh, se fanno questo va benissimo, che ce frega che le fanno loro, essenziali vengano fatte. Ma guarda che non sarà così, perché se sei uomo di Verdini, di Berlusconi e di Benedetti, ma che vuoi fare? Comunque, qualora succedesse, chapeau, se invece daranno un'antichietta, fumo negli occhi, slogan, sapete, no? Come bravissimo a vendere fumo, televisione, qualsiasi cosa, si mangia un grissino e ci sono gli articoli del giornale sulla sua digestione. Nessuno digerisce il grissino come Renzi. Scrivono cose incredibili. Cioè neanche su Berlusconi sono stati così ruffiani. Perché? Perché Renzi c'ha l'appoggio di Mediaset, di Berlusconi che non a caso dice mi ritrovo in lui, l'ha detto lui. E c'è l'appoggio di De Benedetti che gli chiede qualcosa in cambio di aver rilanciato la volata. Ecco, quando succederà che arriveranno questi bruscolini, siate vigili, cercate di capire davvero quel che succede in Parlamento e diffondetelo, raccontatelo, fate il citofono dei, citofonate agli amici a mezzanotte e dategli il programma del Movimento 5 Stelle e fateli capire, fateli vedere un nostro video, cioè ognuno deve fare questo lavoro da qui alle europee, perché se prendiamo un voto di più del Partito Democratico per il sistema
globale, europeo, finanziario, massonico e compagnia bella, gli si mette veramente, veramente male. Bravo! Io sono? Non avete una casa? Ci abbiamo un'ultima domanda, se vuoi, ti posso signore più davanti. Io c'ho una domanda. Se riuscite a saperlo, ma qual è l'albergo a cui andava Renzi da quando andò da Obama? 3.500 euro per una notte. Oh, stasera, stasera sentiamo Obama. Il servizio dice che Renzi ha speso 3.500 euro a notte. Di coperte, di coperte. Ma è la cosa Boschi. Ci faremo un'interrogazione parlamentare su questo. Altre domande? Ah, su Marò, risponde Massimo su Marò. Scusa, è una domanda anche abbastanza d'attualità e ha fatto bene a farmela. Dunque, la situazione qual è? Io non ti sto a discutere se quello è successo prima o quello è successo dopo. Solamente ti dico che tutti i governi che sono arrivati in questa situazione e fino ad oggi, perché noi siamo arrivati anche noi, hanno trattato la situazione con superficialità. Perché alla fine ci si ritrova in una situazione in cui la nostra credibilità in quella situazione è azzerata. Quello che si è fatto, in particolare Daniele Del Grosso della Commissione Esteri e anche noi in Commissione Difesa, è quello di iniziare a porre l'attenzione alle sedi internazionali. Un mese fa, perché era il 3 di febbraio, se non ricordo male, Daniele, diciamo, in fine gennaio, noi si è iniziato a dire andiamo noi in India a parlare con loro. Detto questo, tutto il Parlamento non si è potuto permettere di parlare esclusivamente noi, è stata creata una commissione completa, Camera e Senati e Senato Estere e Difesa, per andare in Parlamento, in India, a sentire qual era la situazione. Questo cosa ha provocato? Ha provocato che tutti ci si impegnasse come Parlamento per portare avanti questa cosa. In secondo luogo, ha portato a fare delle azioni anche ad altre forze sulla nostra spinta fuori dal Parlamento italiano, perché in varie sessioni europee si è iniziato a far prendere l'impegno agli altri di dire esiste l'Italia, noi siamo i terzi contributori internazionali nelle missioni internazionali, quindi abbiamo un certo peso anche da un punto di vista economico, e questo è quello che bisogna iniziare a far valere. Noi nel tratto di rotte commerciali che passano nell'Oceano Indiano abbiamo ben due missioni, una sotto egida EU e una sotto egida NATO, che sono Ocean Shield e Atalanta, che ha questo nome un po' particolare, ma che ci costano qualcosa come 40-50 milioni di euro l'anno. Tutto questo è quella che è la nostra forza di ricatto verso un paese, l'India, che ci ha, tra virgolette, snobbato, ma perché nessuno dei ministri terzi e precedentemente... E la Bonino, no, non solo la Bonino ora, ma prima con Berlusconi, chi era il ministro degli esteri? Frattini. Ah, l'ottimo Frattini. Grande statista. Ecco, questa è stata la colpa, il fatto di essersene fregati. Ora ti ritrovi, come tantissime altre situazioni, a dover rimettere le mani in un troiaio. E quindi devi ripartire da zero e ricostruire una serie di relazioni internazionali e... forzare, che ne so, l'altro rappresentante, la signora Catherine Ashton, che è l'altro rappresentante per l'Unione Europea, a prendere una posizione. Cioè, va iniziato a far valere quella è la nostra posizione e la nostra forza nel mondo. Mi dirai, quando si risolve questa situazione? Non te lo so dire. Io non darei tanto un vantaggio al governo, direi che il Parlamento ci sta lavorando. Noi prima a cena se ne stava parlando con Alessandro, perché sono le nostre commissioni e ne hanno la competenza, si stava pensando di fare altre azioni. Massimo, perché se li condannano questi due, scusa, non hanno fatto, non hanno dato neanche le accuse. Scusa un attimo, ma io quello che sta facendo è semplice, loro erano un'acqua internazionale, non hanno processati in Italia. Allora, questo è semplice, è vero, è semplicissimo, bravo, complimenti. Ci va a pigliare. Allora, domani fai un visto, esatto, cioè, fai un visto, c'è un aereo. Però gli americani l'avrebbero fatto. Ma perché c'è un trattato diverso? C'è degli accordi. C'è un accordo diverso a livello internazionale e non gliene è fregato niente di farlo. Ora, con l'attenzione che ci si è posto noi,
Cicchitto e Vito non si sarebbero mai spostati dalle poltrone della presidenza della Camera. Io e lui siamo fortunatissimi perché lui ha Cicchitto come presidente della commissione e io Elio Vito. Due persone. Cicchitto è anche molto simpatico, tra l'altro. Fituista ma simpatico. Esatto. Però non capisce nulla. Non ti vede. No, tutti non sono. Te lo fanno sembrare. Però il punto è molto semplice. L'importante è riniziare a fare quello che dovrebbe fare un parlamentare, cioè controllare l'operato del governo. Perché se il commissario speciale di Mistura è incaricato dal governo a fare quel tipo d'azione, io come parlamentare ti sto con il fiato sul collo. E questo è il punto. Io ti devo stare soltanto sul collo perché ti devi fare il lavoro per cui sei pagato per fare. E questo è il punto. E in questa situazione io non ti so dare una data. Si spera che tutta questa azione a livello internazionale, quando Daniele e gli altri sono stati giù in India, hanno fatto non solo un incontro con i due fucilieri, ma hanno fatto un incontro con tutti gli ambasciatori dell'Unione Europea in India e con l'ambasciatore americano. Quello era il lavoro, era da fare già da prima, perché quello c'è l'interesse degli altri paesi. Ora in questo decreto missioni, dove noi si va, o comunque il governo chiede di autorizzare altri 25 milioni di euro per l'Ocean Shield, che vuol dire metterci una fregata, 300 uomini, eccetera eccetera, noi si sta dicendo: signori, questa è l'ultima volta se questi non tornano, prendetevi l'impegno di non rifinanziare quella missione se questi non tornano a casa. Questo è l'impegno e il controllo che deve fare su qui il governo. È normale, è la normalità, cioè, ma perché è dettata dal buon senso, non da un interesse politico? Perché io non sono la russa e li candido come alle europee per guadagnarci 3 voti invece di uno, come gli doveva aspettare la russa. E questo è il punto. Io non ne ho un ritorno di immagine, a me mi interessa che quelle persone, siccome c'è una sensibilità forte da parte dei cittadini, ritornino a casa. E gente come la russa si dovrebbero prendere la responsabilità di stare zitti, perché quel decreto l'ha firmato lui, e il Partito Democratico si dovrebbe prendere la responsabilità di stare zitto, perché no, perché quell'emendamento l'ha fatto il Partito Democratico, quell'emendamento che prevede quel tipo di trattamento l'ha fatto il Partito Democratico, perché, e questo si può sapere, è dietro quell'emendamento c'era Confidarma è la Confesercenti degli armatori mercantili. Quella, io non lo so di per certo, ma faccio dei collegamenti per analogia. Mi viene da pensare che dietro Confidarma ci potesse essere qualcuno nel PD che era stato eletto grazie a qualche finanziamento come i Riva fatto in quel modo. E lì gli hanno messo quell'emendamento apposta per cui dei militari potevano proteggere le navi mercantili, a quei tempi a pagamento dello Stato. Ora questa norma è stata cambiata. Quindi, cioè, te ti ritrovi con due persone nei casini, con la legge che ancora non è stata cambiata, e noi dalla Commissione Difesa abbiamo già fatto una proposta di legge per modificare la catena di comando e fare quell'operazione, ma non è incardinata. Io l'ho proposta un paio di volte in commissione sul decreto missioni, ma non ce la fanno mettere. Se succede un casino come quello di Marò un'altra volta, non è che è cambiato niente, Questi non hanno ancora una copertura funzionale, cioè il fatto che loro sono militari con una copertura di una missione internazionale. Non c'è ancora questo tipo di controllo. Quindi ti devi chiedere qual è tutto l'insieme di eventi che ha scatenato questo. E chi ha parato il culo a chi? Perdonatemi il tempo. Perché, ti faccio per dire, il comandante in capo della Marina, il comandante CINCNAV, che è il comandante navale, era l'ammiraglio De Giorgi, attuale capo di Stato Maggiore della Marina, ed era comandato da Binelli Mantelli, ex capo di Stato Maggiore della Marina e attuale capo di Stato Maggiore della Difesa, cioè il capo dei capi dello Stato Maggiore, penso tu sappia di che si parla. Quindi queste persone erano loro che davano gli ordini in quella situazione. Perché sono stati tutti e due traslati a posizioni di potere maggiore? Perché anche in quella situazione ognuno para il posteriore all'altro, per come la vedo io. Perché poi, magari non è vero, magari mi sbaglio, però per analogia, negli anni, lo penso per tante cose, ci hanno sempre detto: no, ma sbagli, sei un idiota, te non capisci nulla. Poi dopo 5 anni ti accorgi, guarda, ma sai, c'avevi ragione, penso a cose come i rifiuti, perché poi ora fanno tutto quello che si era detto prima noi. Cioè, quindi anche in questo caso, l'unica cosa che devo dire è: noi faremo il nostro lavoro da parlamentari, punto. E appena sarà qualcosa, nessuno ti negherà l'informazione che ti è dovuta. Bravo, bravo, bravo.
cosa ancora. Uno, pensate che bello, cioè, pensate quando come ci descrivono i giornali fascisti quella, e pensate che attività abbiamo avuto stasera, in cui tranquillamente si parla, si risponde una bella domanda. L'altra cosa che notavo è che tutte le domande che sono state fatte da tutti noi cittadini non sono minimamente simili alle domande che ci fanno solitamente i giornalisti. Bravo! Tutti i contenuti del lavoro, del reddito di cittadinanza, dell'euro, del comportamento in Europa, del fiscal compact, del MES. Mai una volta un giornalista ci chiede: che posizione avete sul MES? Ma sa che cos'è il MES? Cosa possiamo fare? Mai. Ci chiedono appunto gli espulsi, che nelle Casaleggio che comandano, Gaia, un video che ha messo su Casaleggio nel 2006, io non l'ho mai visto. A quella cretina gliel'hai detto di andare a fare Grande Fratello alla Pignanti. Non gliel'ho detto. A telecamere spente gli dovevi dire. Non gliel'ho detto, ne siamo usciti bene. Superiori, superiori. Bravo. No, però ci pensate quanto veramente lui è pericolosissimo. Ma poi di dove sei questo accento tu? Di Palermo. Di Palermo. Io sono stato, io lavoro qui, sono venuto a 19 anni. Io sono stato al funerale del Falcone. Io sono vittima bianca della mafia, Alessandro. Dice che è stato al funerale di Falcone a Palermo, viene da Palermo. In via D'Amelio è un caso che non sono morto, lo sai perché? Perché stavo lì vicino. Perché, no, io lavoravo lì vicino e allora l'hanno ammazzato di domenica quando io non lavoravo, se no ero lì. Noi siamo vittime. Io mi ricordo quando scendeva per la gente che Falcone da casa, le scorte chiudevano via Notarbartolo, c'era l'incrocio dove stava con i fucili a pompa, i cittadini palermitani onesti cambiavano strada perché avevamo paura, terrore, vittime bianche della mafia. Certo, sta parlando di quanto era difficile in quegli anni stare a vivere a Palermo, no? Purtroppo. Poi di Falcone e Borsino possiamo parlare ore. Pensate quanto appunto le domande, i contenuti, gli argomenti che abbiamo trattato stasera notoriamente non passano mai nei telegiornali in cui si sente esclusivamente, non esclusivamente, però soprattutto parlare di gossip o in alcuni programmi televisivi dove ogni tanto parlano anche di cose importanti, però vedete come sempre, anche l'altro giorno da Santoro, a un certo punto io poi sono stato tranquillo, però c'era la famiglia di Abby, di appunto quel panettiere che si è ammazzato perché gli ispettori del, tra l'altro noi non l'abbiamo voluto dire lì, cioè io non l'ho voluto dire proprio per un discorso di rispetto e signorilità, ma tutti noi, a cominciare da Luigi, ve lo dico a voi, abbiamo tirato fuori parecchi soldini per dargli una mano al panettiere, l'abbiamo fatto è brutto dire una cosa che fa uno e che Luigi sia stato zitto, ma ve lo dico, Luigi gli ha dato diversi migliaia di euro appena sono andati a parlarci, solo non l'abbiamo voluto dire. L'abbiamo voluto dire in televisione. Bravo, bravo, non c'è. Perché certe cose si fanno e basta. Lui ce l'ha fatta e poi gli abbiamo dato una mano tutti quanti. Però ecco, sentire mentre si parla lì, cioè, nessuna domanda su. Ma mi spiega un po' allora qual è la vostra proposta dell'abolizione dell'IRAP? Per le piccole e medie imprese, per le micro imprese. E risentire per l'ennesima volta la domanda: ma chi ha cacciato quelle persone? Poi se ne può parlare, ma il fatto che stasera nessuno di voi ha fatto le domande, una domanda sulle espulsioni, gli fa capire quanto all'opinione pubblica interessino certe questioni. Quanto all'opinione pubblica invece interessano questioni concrete, reali, che ci risolvano i problemi, e quanto la stampa volutamente, dato che sui contenuti partiti sono in malafede e devono stare zitti e non saprebbero che cosa dire, assolutamente non tirano fuori quei contenuti, perché pensate se chiedessero, se domandassero a uno del PD o del PDL o ai Montiani: ma mi scusi, perché ha approvato nel luglio del 2012 il fiscal compact, il MES? Non eravamo obbligati a farlo, tant'è vero Repubblica Ceca e Gran Bretagna non hanno sottoscritto il fondo salva stati, l'avete fatto senza avvertire l'opinione pubblica d'estate, quando notoriamente gli italiani, che se lo può ancora permettere, stanno in spiaggia a prendere il sole. Perché l'avete fatto? Nessuno mai le fa queste domande. Pensate se questa stampa chiedesse queste cose a quei deputati, agli stessi che continuano a stare in Parlamento e oggi ci parlano: c'è bisogno di una nuova Europa, meno austerità. Una delle cose che sentite dire a questi è: meno austerità. Sono loro che hanno votato l'austerità, sono loro che ci hanno messo in questo casino gigantesco. Mi rincuora moltissimo il fatto che stasera le domande che sono uscite fuori sono tutti contenuti.
Io lo dissi a San Giovanni il giorno, due giorni prima delle elezioni, la prima volta che parlai di fronte a una folla, ero emozionatissimo. Poi si impara anche a utilizzare un microfono, no? Si impara a fare i deputati, si impara ad andare in televisione. Non siamo andati all'inizio perché dovevamo studiare, perché se fossimo andati all'inizio quelle macchine da guerra ci avrebbero triturato. Ci voleva un po' di tempo per impararci, ora ci andiamo. E sono loro che hanno paura quando andiamo in televisione, perché li preghiamo dal punto di vista contenutistico, dell'onestà intellettuale, anche della comunicazione. Abbiamo imparato. Poi non sarà. La prima volta che andammo, che parlai a San Giovanni, mi ricordo che io vidi un popolo, il popolo italiano che non avevo mai visto, con le proprie diversità, perché ci sono diversità tra un siciliano, un lombardo, bellissime diversità. Bellissima, la logica del decentramento è anche bellissima. Però vogliamo vedere popolo, la piazza. Il popolo italiano, anche stasera siamo un popolo, vogliamo vedere la gente. Cittadini a parlare di politica, che se ci pensate la piazza qui che nessuno lo possa fare. Cioè dei cittadini si mettono insieme e provano a tirare fuori in maniera collettiva una soluzione per risolvere un problema. Questa è la politica, ce l'hanno svilita, ci hanno fatto credere che sia l'attività dei peggio delinquenti del mondo, ma invece è la più alta attività che un essere umano possa fare, la politica. Bravo! Posso fare? Grazie a tutti. Posso fare la domanda ai giornalisti, non ci chiedono. Soltanto l'ultima domanda. Siamo messi sul computer, eh? Riccardo Fraccaro, lo stesso deputato della norma contro i palazzi d'oro, ha depositato il 23 maggio 2013 una legge sul conflitto di interessi per risolvere definitivamente questa problematica. Dicevo che il conflitto di interessi non riguarda soltanto Berlusconi, è riduttivo. Sapere che non ci sono delle norme che impediscono a pochissime mani di controllare grandissimi mercati, sapere che non ci sono delle norme che impediscono a dei deputati, a dei consiglieri regionali o comunali di svolgere funzioni pubbliche e allo stesso tempo di portare avanti interessi privatistici, magari in aziende che hanno rapporti commerciali con le stesse identiche istituzioni pubbliche, non soltanto aumenta la corruzione, ma impedisce gli investimenti dall'estero in Italia. Dobbiamo imparare a collegare tutto. L'assenza di una normativa in materia di conflitto di interessi fa sì che non ci siano investimenti di aziende, magari anche straniere, in Italia, perché sanno che in Italia il mercato è ovattato da pochi soggetti, è chiuso, che hanno fatto il bello e il cattivo tempo, perché non esiste una legge che impedisce ad un Presidente del Consiglio sostanzialmente di avere le televisioni e di determinare l'informazione. Non esiste una legge che impedisce a dei partiti politici che fanno le leggi anche in ambito bancario di possedere fondazioni bancarie che sono le proprietarie delle stesse banche private. Non esiste. Ecco, il Movimento 5 Stelle in data 23 maggio 2013, una legge firmata da tutti e 106 deputati della Repubblica, prima firma Riccardo Fraccaro, la legge l'ha depositata. E quando staremo al governo, e Dio guardi se non ci staremo, ci staremo sicuramente. Non dobbiamo inventarci nulla. L'atto parlamentare già c'è ed è depositato, dovremo solamente portarlo alla Camera, dove già c'è, tirarlo fuori dagli uffici, come si chiama Massimo l'ufficio dove si riposano? Ufficio testi? Servizio testi normativi, portarlo in commissione, farlo discutere due settimane in commissione, portarlo in aula e approvare la legge sul conflitto di interessi in tre settimane. Basterà questo, ma per fare questo dobbiamo andare al governo. Esatto, purtroppo ci dobbiamo andare da soli, senza nessun altro. Grazie a tutti, bravo, ragazzi. Ciao. Io volevo solamente dire, perché cose bellissime le foto, se riusciamo a farci in maniera ordinata, senza carcacce, come si dice a Roma, non va carcacce. A me ma basterebbe mio figlio. E magari pure cumulative per non stare fino alle 3 del mattino, è ottimo.
sappiate pure che siamo cittadini come voi, quindi forse una stretta di mano è meglio di una foto. Sicuro. E se poi ci sentiamo star, invece siamo cittadini, è pure colpa vostra. E se ci stacchiamo dalla realtà e facciamo le stronzate, è pure al fatto che ci credete, che se pensate siamo star. Cioè guardate, siamo cittadini come voi. Solo che ora facciamo i deputati, ma lo possono fare tutti. Tutti, ok? Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, cominciamo col defluire. Se volete da questa parte, ricordatevi, prima di andare a casa potete scaldarvi con un altro pochino di vino. Non ce la fate portare a casa, non ce la fate buttare via, vi prego, è tanta roba. Grazie. E comunque vogliamo dire una cosa. Quando vi lascio e me ne vado con Alessandro e Massimo. Buonanotte a tutti ragazzi. Ora c'è l'assalto. Diventare la vostra casa di vetro, la casa dei cittadini di Scandicci. Perché vinciamo noi! Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, bacioni. Cambia verso, corrente di cambia verso. Però arriviamo pure muniti. Ciao ragazzi, buonanotte. Ma che ha pompleate sti telefoni? Però mo la domanda è veloce che ci stavamo facendo. Lo so, però dovevamo chiudere. Arrivo. Quindi i nostri portavoce devono attenersi al movimento, alla base che ha deciso lo studio. Allora mi c'è un fuori onda, c'è la Vencini, c'è Alessandra Vencini, Piazza Pulita che la intervista e gli attivisti incazzati come le vedi. E basta, non siete liberi, noi siamo liberi! Noi siamo liberi, voi no, noi siamo liberi! Voi oggi avete cercato il gossip! Oggi avete cercato il gossip, non avete parlato neanche di lavoro, di economia, di niente. Avete sul gossip di Beppe Grillo di oggi. La mia prima domanda di fare. Voi avete parlato 20 minuti del problema dei dissidenti. Arrivederci. Basta, i 5 minuti che sei rinchiuso a Berlusconi adesso non ne problema. Parla nessuno? Dei 5 minuti che sei rinchiuso Berlusconi Renzi non ne parla nessuno? Buona fortuna per auguri, il futuro. Auguri. E che Renzi è stato tirato su con Verdini, non ne parla nessuno? Ne ha parlato di Battista ampiamente. Non mi fa paura niente a me. Signora? Sì, sono di qua. Tutti la conoscete la signora? No, non mi conosco. Chi la conosce? Nessuno. Chi in questa piazza conosce la signora? Ma chi se ne frega se la E che cazzo c'entra? Scusa, nemmeno io conosco te. Te chi cazzo sei? Non ho capito. E chi è questo lì? Servo di partito. Non ci cascate, non ci cascate. Non ci cascate, ragazzi. Vabbè, anche se mi arrestano, o facciamo domande in merito, se no. Poi naturalmente non è un grande problema loro, perché potrebbe non essere, diciamo, anche potrebbero non essere, cioè, non essere questo che ho capito, no, no. Non è ancora, non è sul territorio, ed è quello che volevo cercare di capire, questo senza parlare, senza comunque senza polemiche, eccetera. No, ma non lo dicevo perché quello che mi dispiace magari è che poi magari si sente di più quelli che urlano di quelli che cercano di ricostruire e di vedere di risolvere i problemi. Che per risolvere esattamente. Mi sembra che i nostri portavoce dimostrino proprio quello, l'intelligenza. Scusa. Dai, basta. Ok, la Vencini è lì, ma c'è il carabiniere, quindi uno posso inquadrare. E quindi basta. Mamma è freddo. Gran via. C'era. Quindi vabbè, ve lo dico a voce, ora lì c'è un carabiniere, io so che i carabinieri non si possono inquadrare. Quindi
Però niente, c'è la senatrice, ex senatrice Vincini, Alessandra Vincini, c'era pure lei, c'era la 7 Piazza Pulita, gli attivisti, come avete visto, incazzati come le bestie, e gli hanno detto quello che pensavano. Sì, ma c'è la divisa, lo posso inquadrare da quello che so. Carabinieri non gli può inquadrare, quindi non posso inquadrare neanche loro. E niente. Si sapesse come si fa, ringrazio Dio, sono usatoso. E c'è lui, mi si toglie lui. Io so che non si possono inquadrare, ma vorrei riprendere loro. Comunque, niente, c'è qui la Vincini, poi c'era, chi c'era? Piazza Pulita, eccolo lì, il giornalista, eccolo lì. Ma quando c'è Piazza Ora vedremo cosa tireranno fuori. Ciao, te chi sei? Io sono io. Io? Ma sei un attivista, un simpatizzante, cosa sei? Sì, sono attivista. È la prima volta che vengo a sentire uno parlare. No, perché sentivo anche la signora che gridava, che diceva, voglio vedere sicuramente l'intervista che avete fatto alla Vincini verrà trasmessa per intero al 100%. Speriamo, e quasi sicuramente quella che citava e sembra quella sicuramente l'intervista, eccola, quasi sicuramente l'intervista. Insomma, al comizio, diciamo così, di Alessandro e Massimo saranno tagliati, ovviamente. Lì c'è la giornalista, non so come si chiama, di La Sette. Prendiamo il nome, almeno questo. Appunto, vedi, c'è il carabiniere, quindi non la posso inquadrare. Comunque lì la Vincini se ne va. Ma vedi Silvio? No, guai. Se ti inquadra una divisa ti fanno un culo. Vedi Silvio? Sì. Sentire chi sono i fatti che c'hai anche te, no? Sentire sì. Che si mangia guru. Sì, sono solite cose. Come sta a non perdere? Io ho detto, no, io sono libera di testa, cioè non posso sentirmi in una testa. Sì. Io voglio aria pulita, ma, perché mi devi sempre catalogare in queste cose? Non devi reagire, te ne devi fottere proprio. Vediamo che dicono dalla chattina, ragazzi, da tonare. Tutti, venite gente! Venite? Che c'è, il vin brulé? Chi c'è, chi c'è? Dai, torniamo al gazebo, dai. Che dicono? Io devo ritrovare il santuomo che con la batteria qua di riserva mi ha salvato la vita oggi. Eccoli qua i nostri attivisti! Quella, scandicesi! Ora ci ho preso con lei, chi è? Mi scusi! Mi dichi! No, ascolti, prima che io le dica, lei è grillino o no? No, sono grillone io! Allora? Ma lei è della squadra? Della squadra, diciamo di sì, va! Senti come urla, sedia! Ci sono? Grazie, sì. Tutti in chattina, vedi? La dottoressa Silvia Fossi. Si può rivedere, aspetta! Ciao Nicola, presentati, o chi tu sei? Gabriele, Nicola, quinta vostra opinione. Devo fare come scusa di dirlo, fallo un po'. Vin brulé per tutti, a correte! Vin brulé. Dai, Quintalozzo, dici! Il lunedì noi facciamo i nostri meetup alla focacceria che sta dall'altra parte del mercato. Sì, piazza del mercato. Perfetto. La focacceria. La focacceria è dalla parte di Alex. No, dall'altra parte. No, dall'altra parte. Da quello viene chiamato il lato B della piazza, perché il lato A che non ha fatto bene, il lato B che non ha lasciato niente. Da quel lato lì. Però bisogna rispondere in chat e più sul canale. Poi certo potrei farlo, faccio prima. Così almeno. Il lunedì, non questo lunedì, perché questo lunedì e forse anche per il prossimo abbiamo un paio di riunioni per quagliare la lista. Dicevo a chi interessa, ragazzi, aspetta, ma non da un attimo del gazebo. Insomma, stasera, ragazzi miei, c'era pure la 7 con Piazza Pulita. E con Piazza Pulita e c'era la Vincini, ho visto che ha scambiato qualche parola anche con Massimo, con Alessandro,
e poi appunto si è fatta intervistare nuovamente da, dalla Sette. Adesso vedremo cosa andrà in onda su Piazza Pulita. Vieni, vieni, ti inquadro io, La streaming da oggi. Voglio il bastone di Mosè, ragazzi. Oggi l'ho seguito su streaming del computer. E poi stasera sono venuto. Quindi tu mi hai visto prima la... Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Che lei? Vin Brulé? Facci vedere, facci vedere. A Scandisce anche Vin Brulé ci danno. E niente, io devo ritrovare il ragazzo, mi ha prestato sta figata pazzesca di batteria alternativa, ecco questo. Chi è lei, mi scusi? Senti, ti ci mando tutta intera o no? No, tutta intera. Ma c'ho l'Artini, ma ho detto, ti vedo un forno, ma va. Poi l'Artini, oh, come, erano stravolti. Guardate come sono organizzati. Via ragazzi, io vi lascio, voi a casa non ce la fo più, dalle due in questo insomma. Comunque dicevo, a chi lo chiedeva in chattina, che... La registrazione, a parte che è venuta a pezzi, sto facendo un monologo, a parte che è venuta a pezzi, però rimane comunque sia qui sul canale Ustream, quindi ci rimane, rimanendo, rimane, chi è questo? Iesse, bellezza. No, ma che io Francesco. Ho fatto una foto. No, tu me la devi dare, dunque, aspetta Francesca, dunque, no, sì, rimane sia qui sul canale Ustream, sia sul blog, e domani, siccome sono caduta diverse volte, farò questo... come si dice, questo decoupage, li metterò tutti insieme, li troverete anche sul canale YouTube, comunque sia, sì, li rivedete a pezzi sul canale, va bene? Vi saluto, chi è? Che c'è Piazza Pulita che sta intervistando la dissidente da mezz'ora, denuncia. Ancora? Non andava via? Ma no, per sentire, invece parla così da streaming. E torna indietro? Tipo, mi sa come un serpente, bombi. Oh mamma. Valla a riprendere figlia, quella schifosa. Shh, zitta. Questa è tremenda. Dovete stare attenta a non inquadrare il coso. Ah, c'è ancora la Bencini. Non so credibile. Ancora senza. Sto dicendo un po' di stronzate. Vabbè, ora. Il giovedì mattina sul blog di Beppe esce un post che mette fuori 5 senatori, tra cui me, da un gruppo politico. Ancor prima di aver deciso di nuovo noi senatori, come avevamo deciso giovedì pomeriggio, di riunirci e stabilire se era necessario ritirarsi. Ancora prima, per la mattina ha deciso